Sì, il secondo è così. Perché ne verranno mangiati. Allora, benvenuti al secondo appuntamento di questa serie che avrà, che prevede tanti altri incontri nei mesi a venire. Oggi abbiamo il piacere di avere qui il professor Angelo Turpiani, professore di fisica teorica al Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma Sapienza, che ci parlerà di realtà e probabilità, in particolare del caso della meccanica statistica. L'uso della probabilità nella scienza appare a molti problematico, in qualche modo ha una connotazione negativa, se diciamo l'opinione comune vorrebbe la scienza come la fabbrica delle certezze, allora il senso di usare strumenti e metodi probabilistici avendo l'obiettivo di produrre delle certezze può apparire contraddittorio, e naturalmente sull'uso della probabilità e sul suo senso e sul suo fondamento si intersecano una serie di problemi che in parte dipendono da nozioni comuni, vaghe, erronee sull'uso della probabilità e in parte anche da difficoltà concettuali delle quali forse è più sensato naturalmente discutere. Ci sono dei casi che sono particolarmente felici, e uno di questi lo vedremo nel caso della meccanica statistica, e quindi penso che sia il caso di lasciare la parola al professor Turpiani, che ci dirà. Grazie. Allora, come ho detto Sergio, io sono un fisico teorico, non un filosofo, però diciamo così, intanto mi invitano, io faccio le altre chiacchierate, ho pure provato a scrivere un libro di filosofia della scienza, non so quali risultati, e comunque, diciamo, come è stato appena accennato, insomma, la probabilità è una scienza un po' strana, no? Cioè, adesso formalmente rientra nella matematica, però diciamo, fra tutte le branche della matematica è l'ultima nata, diciamo, mentre so, la geometria è nata ai tempi, è nata nel terzo, quarto, secondo, insomma, ai tempi di Euclide, insomma, cioè, all'istante d'Egitto, insomma, c'era già l'algebra è nata in Persia, nel Medioevo, insomma, l'analisi è nata, l'economia è nata, la probabilità di fatto è nata cent'anni fa. Tutto è nato, diciamo, la preistoria inizia, diciamo, nel XVI, XVII secolo, con i giochi, le carte, eccetera. E poi, diciamo, però le cose importanti sono cominciate a succedere alla fine dell'Ottocento, poi si è incrociata con la meccanica quantistica. Allora, la probabilità poi, diciamo, a parte in ambito scientifico, filosofico, è una di quelle cose che si incontra nella vita di tutti i giorni, che è importante. L'altro giorno mi stavo ricordando il processo O.J. Simpson, forse vi ricordate, questo signore giocatore di football americana, star, eccetera, eccetera, che insomma, c'erano forti indizi che abbia fatto fuori la moglie, e cioè, forti indizi. È stato assolto, e uno degli argomenti su questo è assolto era un argomento probabilistico, fatto male. No? E il suo avvocato, che probabilmente la probabilità la conosceva e l'ha usata, diciamo, per imbrogliare, faceva il seguente ragionamento. Allora, in America ci sono circa 4 milioni di donne l'anno che vengono menate dai mariti, di queste 1000 vengono uccise, quindi la probabilità che una donna picchiata venga uccisa è 1 su 4000. Allora, voi ve la sentite di condannare alla sedia elettrica uno con una probabilità 1 su 4000 che ha ucciso la moglie? Allora, qui c'è un imbroglio. L'imbroglio dov'è? È che, allora, 1000 donne su 4 milioni, 1000 donne su 4 milioni di donne picchiate 1000 vengono uccise, quindi se uno è picchiato non si deve preoccupare tantissimo, certo, non è che di morire, ma però il problema è qual è la probabilità che se tua moglie che tu picchi viene uccisa tu sei l'assassino, questa è un'altra domanda. Allora, e se, sì, la risposta a questa domanda è il 97%, invece a quell'altro è 1 su 4 milioni. In base a questo pseudo argomento probabilistico Simpson è stato, so, forse non so, vabbè, comunque però, per cercare di ovviare questo, diciamo, per parlare anche all'ambito, diciamo, sociale, che la probabilità diventi un argomento, l'idea di rischio, l'idea di caso arrivi anche in ambiti extrascientifici, fra qualche settimana, da 3 a 5 maggio al GSSI, vuol dire Kansas Science Institute, è una nuova università, diciamo, culturale,
E ci sono varie persone che sono lì elencate, che parleranno di tale aspetto a guavirà, tra cui anche il dottor Davide Vagni, che è qui in prima fila. E niente, quindi se volete, la partecipazione è gratis, tengo a dirlo, la partecipazione è gratis, si farà all'auditorium quello fatto da Renzo Piano. Va bene, veniamo allora. Allora diciamo, fatemi iniziare così light, diciamo, una piccola successione di opinioni a random, opinioni anche diverse, anche su cosa pensa la gente. Allora inizio con questa malignità. La malignità è la probabilità, sta alla matematica come il mercato nero sta all'economia. Cioè, la probabilità è una cosa zozza, no? Questa è una cosa che è girata questa voce per un sacco di tempo, per infangarci. Allora, poi qui siamo in filosofia, citiamo Popper. Popper sulla probabilità aveva delle idee molto personali, diciamo. Non gli piaceva, quindi si è inventato una cosa che lui chiamava propensity. Comunque, diciamo, in caso specifico lui sosteneva che le stime probabilistiche non sono falsificabili, quindi se non sono falsificabili non sono scientifiche, vabbè, non sono falsificabili, quindi neanche verificabili. E fra l'altro, nell'ambito probabilità e determinismo, lui sosteneva che in ambito probabilistico era assolutamente inappropriato usare concetti probabilistici. Su questo argomento, questo signore qua, che si chiamava Albert Einstein, aveva un'idea esattamente opposta. Ora, Popper, nel libro quello suo famoso, quello Logica della scoperta scientifica, riporta una lettera che aveva scritto Einstein. Se ti scrive Einstein, sono tu ne vai fiero. Solo che nella lettera Einstein dice: lei c'è torto. E quindi dice: lei c'ha torto, proprio su questo punto c'ha torto. Quindi almeno su questo punto ci sono due signori importanti, Popper e Einstein, che hanno più diverse, quindi vale la pena per pensarci. Okay? Ah, questo è Maxwell, fisico piuttosto importante. Lui, diciamo, sosteneva che il calcolo di probabilità era veramente la cosa che bisognava studiare per fare le cose pratiche. Era solo la matematica per uomini, ancorché nasceva in ambito piuttosto immorale, studiava il presidente italiano piuttosto. Moralista. Moralista no, piuttosto severo, insomma. De Finetti, un altro grande nome, De Finetti, diciamo, che si divertiva a provocare, diceva: la probabilità non esiste. È un po' strano, ha passato la vita a scrivere di probabilità, quindi, chiaramente era provocatoria, però non lo usava. Ma poi adesso voglio dare le mie preferite, questo qui è il mio eroe, non solo il mio, Andrei Nikolaevich Kolmogorov, che diceva che insomma, dire che un certo evento ha una probabilità, beh, insomma, è una cosa tutta da vedere, diciamo, quindi caso per caso è da discutere. De Finetti le pensava esattamente al contrario, quindi insomma, De Finetti e Kolmogorov sono persone tutte e due importanti, però proprio su questo punto qui hanno opinioni completamente diverse. Poi Markov, questi signori non te li conoscete meno, Markov, un altro grande probabilista, diceva, questa relazione bellissima, che uno dei compiti più importanti della probabilità è identificare quegli eventi la cui probabilità è vicina a 0 a 1, quello che diceva prima Sergio. Questo signor Markatz diceva che la probabilità è una cosa che probabilmente solo chi ha studiato un po' di matematica capisce, ma insomma, la prima probabilità è la teoria della misura più unanima, cioè la teoria della probabilità è una cosa perfettamente matematizzabile, poi per capire la connessione con il mondo reale bisogna avere il concetto di indipendenza. Per finire, Wheeler, questo è Wheeler, grande fisico teorico, cioè, la probabilità è come il tempo, è un concetto inventato dagli esseri umani, e quindi noi ci prendiamo la responsabilità dell'oscurità, che è inevitabile in qualche modo, e ha ragione. Ora, sulla probabilità, no? Se voi prendete un classico libro di probabilità, orientamento filosofico, c'è l'elenco di quattro, io ho messo solo quattro, ma poi ce ne mettono cinque o sei, però sono le principali interpretazioni della probabilità. Allora, per rispetto, si comincia con la probabilità classica, la probabilità come frequenza, la probabilità soggettiva, o la probabilità logica, sono un po' diverse da quella di definire il razzo, e poi la probabilità come cosa teoria matematica. Ora, faccio notare che non è che, diciamo, a mio avviso, tutte queste interpretazioni, tutte queste interpretazioni hanno qualche cosa che può non piacere. E in ogni caso, questa interpretazione ha a che fare con il rapporto fra la probabilità in quanto teoria matematica e la sua connessione con il mondo reale. Quello è il punto. E questo è un punto che difficilmente può essere risolto a livello logico. Quindi, diciamo, i punti di disaccordo rimarranno in eterno, cioè come illudere un cattolico discutendo all'infinito sulla grazia, non si metteranno mai d'accordo, cioè, ognuno troverà i suoi argomenti e si riterrà. E io sono convinto della stessa cosa sulle varie interpretazioni della probabilità. Ah, guardate bene, c'è un fatto che in tutte queste
interpretazioni, tutte, meno che nell'ultima, si cerca di dare una definizione di cos'è la probabilità. Io penso che questo sia sbagliato, cercare di darlo, non sia la cosa più opportuna. Allora, vediamo quale sono. La probabilità classica. La probabilità classica è il ritornello, che tutti hanno un titolo, il rapporto fra i casi favorevoli e i casi possibili. Però c'è una piccola postilla. I casi possibili devono essere più probabili. Ma come? Definiamo la probabilità in termini di cose che hanno la stessa probabilità, cioè la cosa si morde la coda, no? Allora, ad esempio, prendiamo un dado, quant'è la probabilità che esce 1? È un sesto, perché? Per simmetria, perché il grado è simmetrico. E se il dato è sbilanciato e truccato, come si fa? Questa dimensione esatta, no? Quindi c'è un problema. Okay. Poi ci sono altri problemi, ad esempio, questo va bene per le variabili strette, le variabili sono continue, che sono in modello, come fa infiniti, infinito su infinito, diciamo, sono dei problemi. Quindi la probabilità classica, diciamo sì, è stata la prima, è stata inventata, però non si va tanto lontano, quindi citato più per cortesia storica. Questo è il signor Pierre Simon de Laplace, un grande fondatore. Ok, e poi c'è un'interpretazione frequentistica, no? Quello che dice cos'è la probabilità? È la probabilità di un evento, uno che fa la prova, vede quante volte succede, dice per una delle volte, nel limite. Questo che è, viene, questa limite della frequenza viene la probabilità. Però in termini precisi è la probabilità che la frequenza meno la probabilità sia maggiore di quello che va a zero. Pure qui può sembrare un po' trucchesco, perché la probabilità è definita in termini della probabilità, e poi soprattutto uno dice ma n grande, ma è grande quanto? Per un matematico n va infinito, ma che è un comune mortale, anche fisico-teorico. Quanto è infinito? 10 alla 5, 10 alla 10 alla 8? Ma le mani infinito, cioè, no. nella pratica dice, ma quando è che mi fermo? A 10.000, 100.000, 100.000? E poi diciamo, qui appaiono sempre eventi a probabilità piccola, ma piccola quanto? No? Quindi pure qui ci sono, che vuole essere pignoli, diciamo, insomma, si può essere non convintissimi. La probabilità soggettiva è, diciamo, ha detto in modo un po' spiccio, è quanto siete disposti a scommettere. Allora, quanto siete disposti? Mettiamo che voi siete costretti a scommettere, perché c'è uno scommetto, perché scommetto. Quanto è la probabilità che Roma vince lo scudetto? E devi scommettere, sei costretto a scommettere. Allora, tu scommetti, quanto scommetti? Se va bene ti do un euro. Allora, o è laziale, diciamo, però sei costretto a scommettere. Allora, in questo caso diciamo la probabilità è la massima cifra che uno è disposto a scommettere in cambio di vincita. Però questo problema, vabbè, è un po' più complicato, però insomma questa è la cosa. Ma ovviamente il problema è che un vantaggio è che loro possono definire la probabilità di qualche cosa. Quella probabilità che domani c'è un colpo di stato. Quindi la probabilità di qualunque evento esiste per non finire. Pomodoro su questo lo pensava al contrario, perché Pomodoro diceva quando la probabilità va a colpo di stato. No, non è una domanda che non ha senso. Chiaramente c'è uno svantaggio che è soggettivo. Cioè, quindi le persone di questa stanza, se si fa questo giochetto, probabilmente verranno tante risposte diverse. Cioè, magari non tutte diverse, non so. E poi diciamo c'è un problema pratico, mi ricordo una volta che anziano convenuta Urbino, e gli dai apposta di gente che lavorava nelle assicurazioni, quindi erano dichiaratamente definitiani, e qui ho detto, vabbè, ho capito tutte le vostre cose, ma voi poi come fate a fissare il prezzo del premio assicurativo? Cioè, guardiamo gli appelli di frequenza. però concettualmente, e quindi diciamo, tutte queste grandi dichiarazioni di ciclo, poi quando si tratta del problema come si mette dentro la probabilità, diciamo, non sembra facile aggirare la frequenza. Tanto per darvi idea, diciamo, di come sia facile prendere toppe, questo qui è quello che è chiamato il paradosso di Bertrand, che è chiamato paradosso di Bertrand, ma non è un paradosso. Il paradosso consiste, questo cosiddetto paradosso, consiste in questo: prendete un cerchio e tracciate una corda a caso, e dentro il cerchio ci tracciate un triangolo equilatero, che quindi il lato del triangolo equilatero dovrebbe essere la radice di equilatero, quello che è. Allora, vi domandate, io traccio una corda, la corda può essere più lunga o più corta di radice di 3. La domanda è, qual è la probabilità che sia più lunga o più corta? Allora uno potrebbe cominciare a ragionare così. Il primo ragionamento è, cos'è una corda? Una corda è determinata dall'angolo,
tra la corda e la tangente al punto dove faccio partire la corda. Quindi guardate l'angolo, quindi se guardo quell'angolo c'è 30 gradi sopra non va bene, 30 gradi sotto non va bene, 30 gradi in mezzo va bene, no scusa, 60. Quindi diciamo, la nota che va bene sono i 60 e mezzo, quindi tutto sono 180 gradi, quindi è 60 su 90, la divisione 60 su 180, e quindi un terzo. Però potrebbe fare un altro ragionamento, cos'è una corda? Una corda è determinata dal suo centro. Mi guardo la distanza fra il centro della corda e il centro del cerchio. Allora, questa distanza è tra 0 e R. Ora, vedo che se sto nel pezzetto sotto è più lunga, se sto nel pezzetto sopra è più corto, il pezzetto sotto è lungo un mezzo, quindi è un mezzo diviso 1, R mezzo diviso R, quindi un mezzo. Oppure fare un altro ragionamento ancora. Allora, io mi domando, c'ho il punto nel punto uniformemente distribuito nel cerchio, il concentrale, quindi diciamo se sta dentro il cerchio di raggio metà, che c'è un'area un quarto, sta dentro, se no, e quindi è un quarto. Quindi faccio tre ragionamenti, tutti e tre sembrano ragionevoli, una volta ottengo un terzo, una volta ottengo un mezzo, una volta ottengo un quarto. Allora, se adesso voi provate a domandarvi qual è la risposta giusta, non avete capito. Non c'è una risposta giusta, cioè, quindi, queste sono tre risposte. Allora, perché non c'è risposta giusta? Perché la domanda è fatta male. Cioè la domanda non significa niente, a caso non significa niente. Nel primo caso, a caso è stato interpretato che l'angolo è uniformemente distribuito. Nel secondo caso, a caso, è inteso che x è uniformemente distribuito. Nel terzo caso, che il punto è uniformemente distribuito nel cerchio. Sono tre a caso diversi e danno tre risposte diverse. E quindi non c'è una risposta giusta. E che la domanda è fatta male. Quindi la domanda è fatta male, voi scervellate, potete inventarvi un altro, qualche altro argomento in cui dare fuori un altro numero. Okay? Ma questo è chiamato paradosso, non è un paradosso. È semplicemente che quando si tratta di probabilità le cose bisogna farle bene. Okay? Non si può fare così, a caso. Allora diciamo, però, a fine 800 queste cose le avevano capite. In particolare anche, comunque il paradosso di Bertrand è stato importante storicamente perché la gente ha detto qui bisogna chiarirsi le idee, bisogna avanti così, non... Ma tutta questa cosa qua, cioè questo personaggio importante è stato il Borel, un signore che abbiamo mai citato, cittadino, poco noto, una gloria nazionale, che è Francesco Cantelli, mi sembra fosse di Palermo. Ha fatto un libro di Romocoro, ci sono 12 citazioni, una è sua. E vabbè, Cantelli, Levi, Chinci, Fornisi, e proprio ovviamente Romocoro. Allora, Kolmogorov nel 1933 scrisse questo libro, con quel nome impronunciabile, insomma, quello tedesco è un appiccicato, Foundation, quello che dico, tedesco non lo so, erano tre parole appiccicate. E questo libro è praticamente una specie di, diciamo, è come gli elementi di Euclide, no? Gli elementi di Euclide stanno alla geometria, come il libro di Kolmogorov sta alla probabilità, in cui vengono codificati gli aspetti essenziali. Okay, la cosa divertente è che mentre negli altri approcci la gente provava a definire la probabilità, come vuole, si guarda bene la probabilità, non dice mai la probabilità è questo, non dice mai la probabilità si fa così, non dice mai la probabilità si calcola, non dice mai, dice come si maneggia la probabilità. Poi lui personalmente era un fiorentista, lo dice che un fiorentista dal punto di vista di Fognise e Scoperto, però lui ci tiene a dire che non c'entra niente. Cioè, uno può leggere il suo libro anche se non è un testo, perché no, io personalmente lo stesso opinione. Cosa? Sì, sono un colmogoriano fiorentista. Anch'io sono. Sì. No, parecchi fisici sono così. Devo dire che io ho scritto la grande maggioranza, forse toglierei grande, sì. Adesso parecchi fisici cominciano ad andare in direzioni. Secondo me è tale, però compagni di sbaglio. Allora, diciamo, che diceva Kolmogorov? Io tanto per darvi idea. Allora, scusate, non per solo due minuti per pedante, però solo per sottolineare dove è il bicio. Allora, dice, consideriamo lo spazio di eventi, cioè le cose che possono succedere. Abbiamo cioè, l'estratto umo, le cose, cioè, l'estrazione della luna d'umo, potete estrarre uno, due, tre. Ora, considerate un'algebra di insiemi, cioè un'algebra di insiemi che sono un'algebra di cose possibili e che sono, diciamo, se una cosa è possibile
se l'evento A sta nell'algebra, allora e l'evento B sta nell'algebra, allora anche l'unione, l'intersezione, il complemento, la differenza, la differenza stanno nell'algebra. Okay? Quindi diciamo, poi commento che vuoi. Poi a ogni elemento dell'algebra gli si associa un numero maggiore di 0, chiamato probabilità. La probabilità di tutto l'universo è 1, tradotto qualcosa che succede. Se due insiemi sono disgiunti, allora la probabilità che succede uno o l'altro è la somma delle probabilità. Okay. Questi sono i quattro assiomi. Fine. Cioè, dal punto di vista strettamente matematico, la probabilità è certamente matematica. Poi c'è un po' di lavoro da fare. Però diciamo, degli assiomi, la probabilità è fino a qua. Poi c'è una variante del quarto assioma, delicata, che quella si chiama l'additività numerabile. Cioè, invece di farlo per... una volta fatto per 2, per 5, per 58 è la stessa cosa. Il problema è se lo fate per infinito. Quindi se fate lo stesso giochetto per infinito, voi fate, avete una successione numerabile di eventi, due più disgiunti, e vi domandate qual è la probabilità dell'unione delle cose, la probabilità è la somma delle probabilità. Okay? Questo qui è un punto matematicamente delicato. Ad esempio a Popper non piaceva. Comunque è un punto molto delicato, ci cioè intervengono cose di matematica. Nemmeno definito, ovviamente. E comunque diciamo, per esempio, questo è un punto delicato, non ci insisto, e ad esempio Kolmogorov diceva, sì, mi rendo conto che quando uno poi prende questo tipo assioma, questo assioma dal punto di vista delle cose reali, non ha senso perché in realtà non possiamo maneggiare lo chiaro. Poi diceva, sì, vabbè, questo non è chiaro, cioè, io decido che nelle mie approccio modellistico userò queste cose qui. Okay. Va bene, allora, significato di queste pedanterie, no? Perché se non lo pedanti, allora, l'assioma 1, che serve? L'assioma 1 serve a dire le cose per cui ha senso parlare di probabilità. Quindi l'assioma 1, che sembra tanto pedante, dice, attenzione, la probabilità ha senso, io definisco le cose per cui ha senso associargli la probabilità. L'assioma perché l'ho saltato? Ah no, vabbè, l'ho saltato, probabilità è maggiore di 0. Sì, però diciamo. L'assioma 3 è qualcosa deve succedere, l'assioma 4 è ovvio, diciamo che viene o 3 o 4, che non 3 o 4 è la somma, la probabilità che venga 3 o 4 è la probabilità che venga 3 più la probabilità che venga 4 è ragionevole. E gli assiomi di sono probabilisti, sono consistenti con l'interpretazione classica e freudistica e sono non contraddittori, quindi diciamo esiste almeno una situazione in cui soddisfa quelle cose. Okay? Va bene, allora diciamo domande, cos'è, allora, il problema è cos'è questa probabilità, no? Cos'è questa probabilità che Kolmogorov non lo dice, allora, e poi cos'è, io non ve lo dico perché non lo so. Io non ci provo neppure, perché secondo me non è il caso, e comunque devo sempre domandarsi quali sono le caratteristiche di questa probabilità, che come deve essere intesa. È intesa come un fatto ontico, la probabilità è una cosa che è una cosa insita oppure è legata a quello che uno sa, che uno crede, che uno suppone, in forma meno filosofica, più pratica, ma soggettiva o oggettiva, no? Ovviamente sia ontico è sicuramente oggettivo, però potrebbe essere sistemico e essere ugualmente soggettivo, non c'è niente male. Oh, poi se uno va a scomodare la meccanica artistica, quindi vengono altre rogne di cui non preferisco non entrarci, diciamo, che meccanica artistica effettivamente la probabilità, almeno pure la meccanica artistica, la gente ha delle opinioni diverse, ma diciamo, l'opinione maggioritaria è che è intrinseca, la proprietà ontica non è di quello che la nostra abilità. Le misure, eccetera. Okay. Però adesso tutto il problema della probabilità è quello che citava all'inizio Sergio, è cozza un po' con diciamo, la tradizione della scienza, la fisica, fino a un po' di tempo fa, diciamo, con l'idea che la scienza parla di certezze, no? E quindi uno dei punti alti è stato il determinismo, la plazza di prima, tutta la meccanica classica è basata sull'idea che non ho le leggi, ho le equazioni, ho le condizioni iniziali, me le risolvo. Anche se non risolvo, però so che esiste la soluzione, quindi data la condizione iniziale
data la cosa oggi, domani c'è una certa cosa precisa, no? Quindi, voi lasciate cadere un sasso, il sasso casca, con la legge che abbiamo studiato da piccoli, no? Un metro, un cinquantiquattro, no? E quindi lo lasciate cadere, tocca terra dove c'è il tempo, quindi non c'è, c'è probabilità. Ora, però adesso uno dice, allora, però, ma, cioè, allora ha senso, allora, prima, allora, ma com'è che la gente, i fisici hanno scomodato la probabilità prima della meccanica quantistica? La meccanica quantistica è cacciata fuori nel 1900, in forma seria negli anni 20, però dovrebbero essere là nel 1900. Ora l'hanno però scomodata molto prima, perché? Perché la gente, Maxwell in particolare, si è posta la domanda, allora i matematici sono sulla equazione differenziale, no? Il problema dell'equazione differenziale, data l'equazione differenziale, data la condizione iniziale, esiste o no la soluzione? Cioè, unica. Allora la risposta è, beh, sotto certe ipotesi esiste, quindi no. E allora, se in un ambito deterministico, la probabilità dove va a finire? Sembra non esserci. E non esserci se uno conosce la condizione iniziale, no? Quindi, però la domanda, diciamo, è giusta, quello è l'uomo pratico, per dire, per Maxwell. Non è se io conosco la probabilità, se io conosco la condizione iniziale che succede. Questo è per gli esercizi del primo anno dei nostri studenti. No? La domanda giusta dell'uomo pratico è se io conosco la condizione iniziale con una certa incertezza, che succede nel futuro? Allora, e se vi ponete questa domanda è una domanda di probabilità. Okay? Quindi in un ambito strettamente deterministico, la probabilità può intervenire ad esempio sul fatto che la condizione iniziale è certa, è un'incertezza nostra, i nostri strumenti di misura, allora, diciamo, ovviamente questo problema qua è amplificato nella situazione e se vuoi causa del mezzo. Se poi sbagliando poco, dopo l'errore non si propaga troppo, non è grave. La cosa diventa grave se l'errore cresce tanto, no? Il famoso effetto farfalla, insomma, sentito, no? Della storiella della la famigerata farfalla che batte le ali in Brasile, poi. La differenza fra il mondo con farfalla e una senza farfalla, dopo qualche settimana potrebbe succedere che lo stato dell'atmosfera è molto diverso, non necessariamente il mondo uragano, ma senza. Ok, allora però facciamo un esempio. L'esempio è questo, faccio questo esempio qua. Una regola in cui il tempo è discreto. X, se vedete, rappresenta una concentrazione di animaletti, amebe, batteri, in una cultura. E immaginate che ci avete un barattolo, ci mettete dentro lo zucchero, ci mettete dentro questi animaletti. Allora questi animaletti che fanno? Mangiano lo zucchero e si riproducono. Allora finché sono pochi, mangiano lo zucchero, sono felici e contenti. Quando cominciano ad essere tanti, litigano per lo zucchero. Ok, quindi diciamo, litigano per lo zucchero, il termine negativo uno è perché quando si è in tanti si fa a volte per mangiare. Il termine lo chiamiamo il termine malthusiasmo. Ma questo qui è un modello ipersemplificato di questa dinamica. Ora vi domandate che succede. Questo coso qua, succede questo. Questo esempio è prendo due condizioni iniziali, due concentrazioni diverse, una quella indicata in rosso e quella indicata in blu. La differenza tra le due è 4 milionesimi. Ora vedete, fino a verso 14-15 praticamente su quella scala non si vede, sono praticamente identici, non so identici, no? Non si lo vede, però poi a un certo punto si vede poco a occhio, quindi non c'è più tempo, questo va a farsi generico, quindi la vostra incertezza iniziale di 4 milionesimi dopo diventa 9. Allora, se vi ponete la domanda in termini più formali, quindi il termine informale che produce la condizione iniziale, la c'è una certa incertezza, quindi c'è una probabilità iniziale che è tutta concentrata, l'iniziale probabilità iniziale è concentrata in una condizione iniziale, intorno a una certa epsilon, l'epsilon sarebbe invece un 0 qua, e mi domando come si comporta questa densità probabilità. Ok? Vabbè, c'è, cioè, in teoria si fa un ticino. C'è questa equazione, non è spaventata, però insomma c'è una regola che vi dice, data la probabilità al tempo t, qual è la probabilità, data la densità di probabilità al tempo t, la densità al tempo t più. Ok? Prendete solo per buono che c'è questa regola, non vi preoccupate dei dettagli. C'è questa regola. Allora, poi questa regola, se io poi questa regola vado avanti, la itero, che succede? Che se la itero, indipendentemente da come sono partito, finisco sempre sulla stessa distribuzione di probabilità.
ok? Quindi in particolare in quel caso di prima è questa distribuzione qua, è questa cosa che c'ha due corni qui su un menu, ok? Quindi voi come partite partite dopo un po' di tempo, questo guardo qua di 20-30 vuol dire 10.000, dopo un po' di tempo voi finite su una distribuzione probabilità. Quindi questa distribuzione probabilità asintotica si può discutere se la cosa di partenza è ontica o sistemica, ma questa qui è sempre la stessa, ok? Quindi potete, diciamo, a voi la scelta se è ontico o sistemico, ma che questo è oggettivo non mollo, ok? Quindi questo qui è oggettivo, in qualunque modo voi intendiate la probabilità, questo è sempre la stessa. Quindi questo viene così, è così, non dipende da voi, purché voi avete un'incertezza, ok? Che ci sia un'incertezza, per quanto piccola, questo succede in ambito deterministico. Il nostro altro grande eroe, dopo Kolmogorov e Poincaré, è questo signore qua, Boltzmann. Quindi diciamo, Boltzmann ovviamente la pensava così, ok? Quindi diciamo, i tre grandi personaggi di la meccanica stessa, Max, Boltzmann e Stein, pensavano che in ambito deterministico ha perfettamente senso parlare di probabilità, e poi adesso recentemente con la riscoperta del caos eccetera la cosa è ancora più chiaro, quindi diciamo è un carattere oggettivo, sicuramente oggettivo, okay? Adesso parlo la meccanica stessa. Cos'è la meccanica stessa? La meccanica stessa non è una cosa che vi faccio qualcuno che è stato un mio studente, quindi c'è qualche studente di fisica, però la maggior parte credo che non sappia cosa è la meccanica statistica, scienza bellissima, lo faccio io, non solo io, lo so, scienza bellissima. Allora, detto in termini spicci, la meccanica statistica consiste in questo. Allora, noi abbiamo i corpi di materiale, no? Abbiamo questo pezzo di metallo, una cosa. Allora, noi sappiamo, no? Che è fatto di atomi, quindi diciamo a livello, quindi un pezzo di un oggetto macroscopico è fatto di tanti atomi. In un centimetro cubo d'aria ci stanno 10 alla 20 molecole. Allora, e queste molecole evolvono secondo le leggi della dinamica, diciamo di Newton, si potrebbe scomodare Schrödinger ma non fa nessuna differenza. Allora, quindi uno potrebbe dire, allora io sulla legge di Newton scrivo le forze che agiscono tra le molecole, capite che lo scopro per tanti motivi. Oppure dice, ma quando mai? Io dell'aria so che c'è una certa pressione, so che c'è una certa temperatura, eventualmente c'è il vento, no? Quindi c'è una corrente. Quindi, però qualcosa, so tre o quattro cose, no? Cioè, 5, so, un numero piccolo di variabili, diciamo, chiamiamole macroscopiche, dove non scopro gli atomi. Okay? Quindi uno può dire, se io un ingegnere degli atomi, intuiamo questa menzione, magari alcuni ingegneri interessano, ma quello diciamo. Viene classico, dell'Ottocento, degli altri non importava niente, giustamente. Ragionavano in tema sulle fatte delle ricostruzioni, deve sapere la teoria elasticità, non deve sapere la teoria. Quindi diciamo, a livello macroscopico, uno può anche interessarsi agli altri. Però dal punto di vista concettuale gli altri stanno, e quindi diciamo, questi due oggetti non essere connessi. Quindi la meccanica statistica si pone la domanda. Apparentemente da fisici di oggi un po' pazzi, colleghiamo questi due, ma perché volete collegarli? No? Diciamo, gli ingegneri vivono benissimo così, vabbè, ma gli ingegneri, noi fisici di oggi ci abbiamo queste nostre mani, vogliamo trovare questa connessione, ok? Allora, questo è il problema. Quindi il problema è trovare questo ponte concettuale tra il mondo microscopico e il mondo macroscopico, ok? Pure questa è un'idea abbastanza tarda, di fatto. Come idea, grosso modo, credo che il primo che l'ha avuta in forma moderna è stato Daniel Bernoulli, 1700 qualcosa. E, comunque, diciamo, poi la svolta grossa è stata intorno alla metà dell'Ottocento e il grande eroe di questo è Boltzmann. Allora, l'idea di Boltzmann, grosso modo, è questo. Grosso modo è di, qui si incrocia con la via, di introdurre dei concetti probabilistici per fare questo ponte. Ok? E questo è il punto tecnico tosto, poi c'è il punto concettuale, è di trovare, come sono questi due mondi, il punto di risolvere il fondo macroscopico, trovare una stella di rosetta tra questi due mondi, no? In filosofia della scienza credo sia una bridge law, trovare una cosa, una legge in cui appaiono sia un termine di una teoria che un termine dell'altro e fare la traduzione.
Oh, allora va qui un po' veloce, insomma, allora, diciamo, l'idea al punto 1 è molto sottile, quindi il punto 1 è il seguente, diciamo, quindi siccome voi avete delle cose che si muovono, quando misurate osservabili, guardate la pressione, la Gigio misura la pressione, ma no, perché lui misura l'impulso trasferito in un certo tempo, no? Su una superficie unitaria, però quindi fa una media temporale. Però fa una media temporale su un certo tempo, però questo tempo di fatto è infinito. Un centesimo di secondo è finito. Sì, un centesimo di secondo per gli atomi è finito, gli atomi c'erano tempi per ordine di 10 alla meno 10, un centesimo di secondo per gli atomi e le molecole è infinito. Quindi si fa sta cosa, cioè una media, diciamo, formalmente sul tempo infinito. Quindi fa questo un manometro. Ora, ma se dovessimo farlo noi umani, noi fisici, che per fare quel conto, come bisogna fare? Bisogna sapere la condizione iniziale delle molecole, integrarsi l'equazione di Newton e poi fare l'integrale. No, neanche nei sogni di più. Neanche lo potrebbe dire di capo, insomma, osa pensare questo. Cioè, chiaramente non ha senso. Cioè, questo qui è quello che bisognerebbe fare, è ovvio che non si può fare, è ovvio che non si può fare. Ma siccome noi ci inchiniamo, cioè, però vogliamo farlo in qualche modo, o almeno cercare un modo di farlo, o almeno provare, ci si inventa qualcosa. E l'invenzione qual è? L'invenzione è che invece di fare questa media qua, di fare un'altra media, una densità di probabilità opportuna, come? Bisogna pensarci bene, soprattutto bisogna rimanersi forza. E questo qui è il punto di connessione fra la probabilità e il fraggioco. Ma questa è la prima volta che la probabilità è il fraggioco in modo serio nella scienza. Prima la probabilità l'hanno usata per fare i punteggi di giochi delle carte. No, se io lancio i dati, se viene qui giochetti là. Cioè quelli vabbè sono divertenti, ma sono giochi di società. Ma pure caos. Pure caos. Sì, per la cosa degli errori, però di più sulla statistica che sulla. Sì. Io uso il termine densità di probabilità e probabilità. Sì, mi scuso, sì. La stessa cosa? Sì, mi scuso. No, non è che mi scuso. Sì. No, a volte dico probabilità e intendo densità di probabilità, sì. Ma sono anche la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa. No, non sono la stessa cosa, diciamo. Densità di probabilità e probabilità sono continue per fare una tempo da fare integrale. Quindi densità di probabilità si riferisce quando la situazione prevede variabili continue. Sì, poi la probabilità di un evento è un certo intervallo integrale, sì, non si intende a volte generalmente uno chiama probabilità la densità, sì, ha ragione. Sì, densità di probabilità. Vabbè, poi c'è un'altra cosa che questa qui, questa l'ho scritta in categoria, diciamo che è la legge ponte, ecco, io lo peccato, non posso non. E questo qui si è andato a Vienna, ci viene un documentale. A 50 metri da tomba di Beethoven, che sempre a Vienna di Fiori c'è la tomba dell'altro Ludwig, che ci sono molto meno. No, qua ci sono sempre. No, non so. Io sì, quando là porto sempre la tomba. No, ci sono sempre. Il comune di Vienna mi mette sempre di Fiori. Ci mancherebbe. Allora, diciamo, questa qui è una delle grandi leggi della. Però qual è? L'introduzione di questi concetti probabilistici, non tutti avete sentito nominare, ma prima, secondo che diceva la termodinamica, dentro abbiamo. Allora, secondo che diceva la termodinamica, a essere unione non è l'entropia aumenta sempre, l'entropia aumenta sempre a meno di eventi fortemente improbabili. Quindi il secondo principio è una legge probabilistica. La legge probabilistica, diciamo, in cui che è, diciamo, praticamente certa, ma praticamente certa è dovuta a una cosa precisa. È dovuta al fatto che in un centimetro cubo d'aria ci stanno 10 alla 20 molecole. Se invece di esserci 10 alla 20 ce ne fossero 100, allora, diciamo, noi a volte vedremo dei comportamenti, diciamo, antitermodinamici, vedremo delle cose strane. Okay? Ora, nella realtà queste cose non si vedono. Ma adesso incominciano a vedersi, perché adesso con le nanotecnologie quelli bravi riescono ad andare a vedere degli aggeggetti, dei tubuli di carbonio dentro ci stanno dentro 50 particelle.
E quindi uno può andare a vedere i comportamenti termodinamici, fra virgolette, di 100 particelle. Allora lì rivedete le cose, allora lì vedete che il secondo principio salta, fra virgolette. Se non ci sono, non salta. Potete vedere la probabilità che avete un comportamento al contrario, no? Cioè quello che si dice sempre. Voi prendete un litro d'acqua a 100 gradi e un litro d'acqua a 20 gradi, le mettete insieme, ci avete 2 litri a 60, giusto? Ora, ma perché invece non succede che l'acqua a 100 va a 150 e quella a 20 va a meno 30? No? Dal punto di vista non torna, però vabbè, perché diciamo, a parità di bilancio energetico una diventa più calda e una diventa più fredda. Energeticamente sarebbe la stessa cosa, però non succede. No? Allora, se uno facesse delle pentole d'acqua di 100 pallette, potrebbe succedere. Allora, tutta questa cosa qua, questi signori qua, Boltzmann, come la pensava la probabilità? Beh, Boltzmann non la pensava, perché ai tempi di Boltzmann la probabilità stava a livelli drammatici, diciamo, c'era sì e no l'interpretazione alla Laplace, quindi senza da fare qualche conto, se non ci arriva a c'era stato Gauss, però insomma, facevano le cose, diciamo, con le mani, no? Comunque, diciamo, la probabilità di meccanica statistica, diciamo, la può vedere in due modi. Un modo minoritario, che spero, in cui c'è un'interpretazione, diciamo, alla De Finetti, diciamo, in questo modo, diciamo, soggettiva, in cui la probabilità è vista come questo signore che ha portato avanti queste cose, che si chiama James, in cui l'idea è che la meccanica statistica non è una teoria fisica, ma è una teoria di inferenza. Cioè, la meccanica statistica è quella scienza che mi dice quali sono le proprietà statistiche in situazioni in cui io ho delle sole informazioni parziali. E da un punto di vista tecnico siamo principi di massima entropia, una massima entropia, un certo funzionale, con certi vincoli e in alcuni casi vengono fuori le cose giuste. Okay? Allora, questo qui, diciamo, ci sono delle grotte, diciamo, questo modo di vedere è molto discutibile, no? per tanti motivi, diciamo, tanto uno deve proprio dichiaratamente assumere un'interpretazione soggettivistica. Okay? Un altro è che, diciamo, c'è l'idea che uno fa inferenze dalla propria ignoranza. Allora, insomma, a me sembra strano che ci sia un grande meccanico statistico cinese, Shen Genma, che nel suo libro prendeva in giro queste cose e diceva: prendiamo la città, tanti dati di una città piccola, su 500.000 abitanti, di fronte a Taiwan. Allora dice: mi domando, quant'è la probabilità che questa città domani piove? Allora dice: beh, io non so niente, o piove o non piove, 50%. No? Allora dice, ma e questa è la risposta che questi darebbero, no? Io non so niente, ma significa la probabilità è 50%. Allora dice, ci vuole credere, cioè, ma nel senso, diciamo, conclusione, dall'ignoranza segue l'ignoranza, diciamo, cercare di inferire una legge probabilistica dalle scienze parziali, diciamo, comunque questo è un punto delicato, cioè, alcuni invece pensano che questa sia una grande idea. Allora, invece il vediamo un po' tutto questo argomento qua come rientra in termini, diciamo, un po' più formali idea. Allora, in questa idea questa idea qua, nel punto di vista di Boltzmann, in qualche modo è frequentistico. Perché? Perché, diciamo, la sua idea è che un osservabile, diciamo, su una media temporale è riconducibile a una media, una certa densità di probabilità, è a tutti gli effetti dal punto di vista frequentistico. Perché voi vi domandate se l'osservabile è, chiamate 1 quando succede qualcosa e 0 quando non succede. Quindi la media temporale è la frequenza e quindi è la media sulla probabilità e la probabilità. Quindi voi state dicendo che la probabilità è la frequenza. Ma questo qui in termini tecnici è una cosa di probabilità. Okay. Allora, e c'ha un punto concettuale importante che cerca di legare la probabilità con la dinamica. La dinamica c'è, sta lì, la dinamica di tutti. Allora, fino a qui c'è un punto che ancora non ho utilizzato, cioè l'ho accennato. Il punto di svolta è che N
non è 28, 54, c'è 10 alla 30, 10 alla 20, 10 alla 10. Questo è un punto importante, perché? Perché adesso io posso, almeno spero, provare a utilizzare il calcolo della probabilità per fare dei voti, indipendentemente da come io intendo la probabilità. Poi mi servirà una cosa sola, che avere almeno una qualche idea, diciamo, di cosa vuol dire un sistema a probabilità molto piccola. E quello è un punto, diciamo, che logicamente è attaccabile. Io insisto, diciamo, se voi fate qualcosa diverso dalla matematica e dalla logica, a un certo punto la logica qualcosa che dovete concedere, cioè, altrimenti fate logica, cioè, dire, va bene, cioè, se non lo volete fare non lo fate, però non vi occupate di fisica, di chimica, di quello che è. Allora, e badate bene, su un singolo oggetto macroscopico, su un singolo oggetto, quando uno fa un esperimento, su uno. Allora, qual è l'idea? Quindi l'idea è, dal punto di vista pratico, quando noi fisici facciamo i conti con la probabilità, facciamo i conti. Poi andiamo a confrontare con qualcosa che il nostro amico sperimentale abbiamo sotto, che fa delle misure su un sistema, fa un esperimento, forse ne fa 2, 5, no, perché fa 10.000, come si dice. Allora, facciamo un esempio. Allora, le reversibilità, no? Questo è un problema molto dibattuto, come sapete, prendete, fate bollire l'acqua, poi la spingete, il gas, e l'acqua si raffredda. Giusto? L'acqua è più fredda, passate dopo mezz'ora, l'acqua è più fredda, passate dopo un'ora, l'acqua è più fredda, passate il giorno dopo, l'acqua c'è la temperatura della cucina, giusto? Se lasciate la pentola scoperta e passate dopo 2 mesi, l'acqua è evaporata. Okay? Allora, questo qui è un fenomeno irreversibile. Voi fate, ripetete lo stesso giochetto, potete scommetterci che c'è la stessa cosa, ok? Ma sempre su una pentola sola, ok? E voi potete pure scommettere che se fate lo stesso esperimento e misurate la temperatura dopo 5 minuti, il giorno dopo, voi vedete sempre la stessa cosa. Cioè, siete abbastanza tranquilli, ok? Scusi, su un evento solo e per tempi limitati, in un tempo infinito è come se... In tempo infinito l'acqua evaporata e l'equilibrio. E non si può dare in un tempo infinito la possibilità, visto che stiamo parlando di... Le visibilità che l'acqua ritorna con lei, sì, sicuro che c'è, però questa sì, quello è un problema, quello è. Cioè, voglio dire, i limiti sono due nel discorso di quanto è difficile parlare, sono il numero di eventi che consideriamo e anche i tempi. No, i tempi non hanno grande problema. I tempi non hanno grande, questo è un punto tecnico, però è facile da rispondere. Questa è una storia che venne tirata fuori ai tempi di Boltzmann, quello. Siamo al problema del paradosso della reversibilità, cioè che un sistema meccanico poi chiuso ritorna, quindi diciamo, se uno prende una pentola d'acqua, la mette in un posto completamente blindato, la lascia lì, si raffredda, per tempi è, quello poi torna. Potrebbe, non no. È detto che no, torna sicuramente, però il problema è dopo quanto tempo torna. Ci vogliono 3-4 mesi. No. Allora, già con una pentola piccola di 100 molecole serve qualche unità di tempo. Una pentola di 100 molecole, una pentola vera con i numeri non hanno senso. Quindi quello, diciamo, perché diciamo il problema è che i matematici questo lo sanno, cioè i matematici no. Qualunque sistema finito c'è un tempo di ricorrenza, però i matematici non si pongono, no, non si pongono. Il punto successivo è quant'è il tempo che si pongono. Questo tecnicamente si chiama lemma di Katz, non è una parlaccia questa. Quindi quello è un problema, ma è un problema già risolto da tempo di Boltzmann. Allora, no, il problema può essere un altro, potrebbe succedere che ci sono delle fluttuazioni. Allora, questa cosa qua, quindi questa è un'osservazione pratica. Ora, come si concilia tutto questo con la probabilità? Tutto questo con la probabilità è sostanzialmente la legge di grandi numeri in qualche modo rifinita. Cioè, se io prendo un osservabile, dove in questo osservabile sono coinvolte tante particelle e mi faccio il valore medio con la probabilità e confronto il valore medio con la cosa che vedo e mi dico qual è la probabilità che la cosa che vedo si discosti dalla media più di tot. Allora scopro che quando n non hanno infinito questa probabilità va a zero, ok? Allora
c'è qualche piccola differenza, le differenze poi diventano sempre più piccole man mano, o percentualmente piccole. Ora, quindi questo che vuol dire? Dice che quello che vedete è vicino al valore medio, quindi la probabilità serve a calcolare il valore medio. E poi il valore medio è vicino a quello che succede realmente. Ok? Ora, come dicono i matematici, a parte gli eventi di misura piccola, ma qui vuol dire che vuol dire piccola? No, piccola, poi bisogna fare sì, piccolo quanto? N alla meno, no? Tipicamente n alla meno un quarto. Se potete prendere epsilon di ordine n alla meno un quarto, percentualmente la probabilità che vada male vale n alla meno un quarto. Se n è 10 alla meno 10 alla 25, n alla meno un quarto fa 10 alla meno 8. Non è certo, però diciamo è una cosa abbastanza. Okay. Allora, questa è l'idea. Allora, tutto questo qui, no? Questa è l'idea, questa è, credo che questo sia forse l'idea di Boltzmann. Boltzmann scrive veramente la carne, lo diceva pure Mazzo. Sembra che solo Einstein non avesse fatto grandi problemi a leggere il Boltzmann. Sembra che anche Maxwell avesse dei problemi nelle cose. Io, che non so il tedesco, però anche in traduzione inglese si fa una certa fatica, bisogna dire, scrivere veramente in modo, diciamo, critico e essere generoso. Allora, diciamo, questa grande intuizione, ma questa qui è l'idea di tipicità, cioè che vuol dire che se voi prendeste, per esempio, 10 miliardi di pentole e faceste l'esperimento, forse se vi va male una volta su 10 miliardi vedete qualcosa di strano, no? Non succede, no. Neanche 10 miliardi non vedete mai, cioè per vederne una dovreste prendere, non so, 10 alla 20 pentole, diciamo, e forse siete sfortunati 2-3 vi vanno male, ma le altre si comportano tutte come le nostre pentole che vediamo tutti i giorni. Okay? Ora questa cosa qua, la formalizzazione, quindi diciamo l'idea grosso modo è questa. Se voi avete a che fare con tanti oggetti, avete a che fare con un oggetto macroscopico in cui sono coinvolte tante variabili, allora la probabilità vi serve per calcolare il valore medio. E ci sono dei risultati tecnici, siamo nel teorema di Vite, che vi assicurano che le cose stanno bene. Qui c'è un po' di cosiddette tecniche, no? Allora questo vuol dire, se voi proprio fate un esperimento, potete fare una previsione in base alla probabilità e poi potete fare un esperimento sul singolo evento che dovete fare, okay? E poi potete controllare quello che succede, quindi andare a vedere ad esempio il primo di Popper che fine fa. Allora, il primo di Popper, tutto rispetto al Popper, non sta in piedi. Voi potete benissimo fare un esperimento e avere una predizione probabilistica e andando a confrontare, può tornare o non tornare, quindi è verificabile, potrebbe non venire, no? Quindi se viene vuol dire che giusta, però diciamo, se non viene vuol dire che è sbagliato, quindi, diciamo, quindi cioè, non c'è una possibilità pratica. Ad esempio quella famosa distribuzione di Maxwell-Boltz, voi domandate qual è la densità di probabilità che una molecola abbia una certa velocità, è quella cosa là, un quadro è a meno un quadro, okay? Che è la densità di probabilità. Per avere la probabilità che sta in un certo intervallo devo fare l'integrale, ok? Allora, questo qui è quello che prevede la teoria di meccanica statistica. Benissimo, posso fare un esperimento, l'esperimento non è facile per niente. Questa cosa qua è stata legata intorno al 1870, l'esperimento l'ho fatto nel 1930, l'esperimento è molto legato, però si fa l'esperimento, è un esperimento che richiede veramente una precisione tedesca, cioè c'è una cosa complicata perché ci servono due dischi sfasati con lo dici con dei fuochi spasati, li fate girare, qui ci mettete il gas che parte, il gas entra nel primo buco, questi girano e esce dal secondo buco solo se c'è una certa velocità. Quindi se voi regolate l'angolo, variando l'angolo fate selezionare questo strumento. Quindi fate questo strumento, ovviamente molto complicato perché c'è una meccanica molto raffinata, lo strumento si fa, ovviamente c'ho la referenza a cosa ho fatto. E viene quello che deve venire, cioè uno può andare a vedere, può venire o non venire, viene. Quindi diciamo il controllo sperimentale si fa e non è che si può dire che non è verificabile, cioè che non è falsificabile, può andare a venire. Okay. Allora,
torniamo a, a questa citazione proprio da costruire, torniamo a Kolmogorov. Il valore epistemologico di Leopold Abidal è basato sul fatto che il fenomeno retorico, considerato in lavorazione collettiva a grande scala, tradotto per noi n grande, genera una regolarità non aleatoria. Oh, questa è la legge, quella che viene chiamata la legge dei grandi numeri, in qualche modo, a volte viene chiamata legge empirica del caso. È un nome inappropriato perché non è una legge empirica, è un teorema di matematica. Okay. La legge, la cosiddetta legge empirica del caso, è la seguente: voi prendete dei variabili aleatorie, indipendenti, questo è il punto sottile, indipendenti. Ne fate la somma, dividete per n, quindi fate una media empirica, poi mandate n all'infinito, questo lì fa virgolette perché cioè, deve essere interpretato come opportuno, e quella media empirica tende alla media giusta. Ora, fra l'altro, diciamo, questa dal punto di vista tecnico si può indebolire l'ipotesi di variabili indipendenti. Le variabili possono anche essere correlate, ma non troppo. Dove non troppo. È possibile quantificare. Tecnicamente vuol dire che la funzione di correlazione, l'integrale di correlazione deve essere finita. La funzione di correlazione deve andare da zero più velocemente di uno su uno. Ok, una sessione di cose. Ora, quindi, che ci avete? Ci avete che tutto questo quadro qua, voi, in meccanica statistica, utilizzate il calcolo, non date nessuna, non vi scomodate, non è necessario arrovellarsi su cosa si intende per probabilità. Alla fine della storia, l'unica cosa che dovete digerire è l'idea di probabilità piccola. Se voi uno ha un'idea intuitiva, questo non c'ho la risposta, credo che nessuno ce l'abbia, no? Però basta questo pezzetto, basta questo pezzetto, non c'è bisogno di arrovellarsi sulla cosa di voi. Okay? Ora, tanto per darvi un'idea stupida, diciamo, un esempio stupido, tutti quanti avete parlare di materiali radioattivi, no? Materiali radioattivi, diciamo, decadono, prendete un grammo di carbonio, carbonio 14, famoso, ma ci fanno delle reazioni, dei reperti archeologici, no? Quindi dal reperto archeologico voi riuscite a capire quanto è vecchio, perché il materiale organico c'ha il carbonio 14, e quindi a seconda il carbonio 14 è rimasto, capire quanto è vecchio. Il motivo lì è quello, diciamo, che quella legge là, diciamo, il numero di atomi non decaduti, radioattivi, decade esponenzialmente con un certo tempo, che dipende dal tipo di materiale. Che il fotone di quanto qualche 5.700 vabbè, dipende dal tipo di. Però ogni materiale, l'uranio è bellissimo, insomma, quindi ogni materiale c'ha il suo tempo. Quindi che succede? Quando voi prendete un pezzo di qualcosa, vi domandate che all'istante iniziale c'erano 10 miliardi di atomi, vi domandate quante ce ne stanno in un certo tempo. Però ovviamente le cose che vi ho detto prima vi dicono che sarà vicino al numero medio. Il numero medio decade esponenzialmente, in termini più formali è quella cosa che ho scritto sotto, dove fare il numero che voi osservate diviso il numero medio meno 1, cioè la probabilità che questo sia maggiore di epsilon, numero piccolo, questa cosa qua è piccola, se quei numeri là sono grandi, i numeri qua sono grandi, quindi è chiaro, quando poi alla fine quello esaurito, sono rimasti 10 atomi, non significa niente, però, quindi fatemi fare un tentativo di conclusione. Quindi diciamo, la probabilità, diciamo, uno dei problemi che mi sembra proprio sicuro, se io quando vado a leggere, so, recentemente mi sono letto dei libri di probabilità, della probabilità, e tutti quanti, con mio grande dispiacere, intignano su questo problema di come definire la probabilità e delle possibili inconsistenze logiche di definimenti o di che, insomma. Allora, io personalmente li trovo, sì, interessanti, però diciamo, non toccano il punto duro, cioè il punto duro secondo me della probabilità è come poi la probabilità viene usata in ambito, in qualche ambito. Io ho parlato della fisica, quello che conosco meglio, e forse anche quello è quello più facile, quindi in ambiti diversi come non so, in economia eccetera, le cose sono decisamente più complicate, quindi non è più. Però per esempio almeno in alcuni problemi di fisica
se uno assume che i corpi sono grossi, grossi nel senso che ci stanno 10 alla 23, un centimetro cubo, d'aria è grosso, ma un millimetro. Millimetro cubo è grosso. Se noi facciamo una cosa grossa con un millimetro cubo d'aria, non ci sono grandi problemi sul tempo della produttività. Però guardate bene, per fare questo c'è bisogno, di un po' più che una discussione, diciamo, su come si interpreta la probabilità. C'è bisogno di scomodare i teoremi di Riemann. Cioè, diciamo, tramite principale è la legge dei grandi numeri. Poi diciamo la legge dei grandi numeri, poi dopo la legge dei grandi numeri c'è il limite centrale che vi dicevo, che sono i soliti scostamenti, e poi piccoli, e poi se proprio volete esagerare, poi diciamo, fare qualcosa per far carriera, si andare oltre il limite centrale, si fanno le grandi deviazioni, diciamo, una delle specialità del nostro divertimento, la modernità. Però diciamo, è una specialità della casa, e proprio è la teoria della deviazione è proprio cercare di mettere il punto sugli eventi improbabili, cioè gli eventi improbabili che a volte sono improbabili sì, ma ci stanno. Quindi diciamo, noi fisici il problema degli eventi probabilità piccola ce l'abbiamo come? Cioè che vogliamo ci fare attività accademica, diciamo, cercare di definire gli eventi in probabilità molto piccola. Quindi poi diventa probabilità molto piccola, però può essere catastrofica. Quindi, diciamo, quindi questa è la mia visione. Allora, qui dicevo, ah, per esempio questo libro di Giz che è carino, però c'è pure questo impigna sempre sulla solita, impigna sempre sul. No, pure questo coso qua, questo di sul Stanford University. Niente, il giro, cioè è impressionante. Sì, è impressionante, cioè si gira sempre tutto. Invece ecco, se voi andate a guardare un po' come la pensa i fisici, leggete il libro di Katzer. C'è un librettino matematico flacco americano, probabilista, che diciamo, probabilista applicato, diciamo, questo è un probabilista che lui ha dato grandi contributi alla statistica. Mentre invece molto spesso ho notato che diciamo, in ambito filosofico si rimane un po' bloccati sulla parte iniziale, che io penso che non ci si scopre. Un mio giudizio personale. Non si schioda, cioè nel senso si rimane a girare in eterno, che uno dice sì, però come dici tu, come dico io è meglio che. Cosa? Sì, ha un'altra lettura che a me piace moltissimo è questo signor Zanghia. Nino Zanghia ha scritto questo libretto collettivo della Carocci. Sì, e c'è questo capitolo suo scritto da lui, fondamentalmente c'è l'approccio statistico in fisica, che è molto bello, anzi sono molto invidioso perché lo volevo scrivere io questo capitolo. Sottolineo, cioè condivido tutti i tuoi punti di vista, sono veramente invidioso perché volevo scriverlo io, ma fregato, però è bellissimo. Vabbè, niente. No, beh, poi ci sono quelle grandi classi, ma no, può anche Rebba, che è un po' vecchio, insomma, se poi anche lui si è un po' occupato di probabilità, però a quei tempi la probabilità era in fase un po'. E vabbè, e niente, insomma, ritornare alla conclusione, diciamo, secondo me il punto importante è questa idea di tipicità. L'idea di tipicità, cioè quando un sistema è molto grosso, il sistema si comportano sempre nello stesso modo, il modo in cui si comportano è quello medio, però è quello medio teorico, è quello medio che usa il calcolo interno. Il calcolo bilancio, se volete, dal nostro punto di vista, è uno strumento che serve a capire che succede. E poi, diciamo, ci sono alcune cose che ci dicono che una volta capito che stiamo vicino a quello, stiamo veramente vicino agli scostamenti di questa cosa qua, sono estremamente. Tanto per fare lo scarabocco. Sì, tanto per capire la cosa. No, lo scarabocco è tanto per dare un terzo. Cioè, tanto per capirsi, no? Cioè, non dice che stiamo qui la temperatura della pentola. Sì.
nel tempo, cioè allora la temperatura ventola diciamo partire da qua, qui c'è la temperatura della cucina e quindi questa qui fa la losa, no, questa qui è la losa diciamo media. Ora quella diciamo se voi guardate la singola cosa, se voi fate l'ingrandimento di questa cosa qua, vedete una cosa, dovreste vedere una cosa così. Facendo un ingrandimento molto molto no, molto molto, ok? Dove questo, queste cose qua sono estremamente piccole. Okay? Quindi se voi facete l'esperimento, tanti esperimenti molto accurati, uno viene così e un altro viene così, no? Sarebbero diversi, poi diciamo differenze di questo. Ok, allora diciamo la probabilità vi serve per calcolare questa cosa media, e quindi voi siete praticamente abbastanza sicuri che state intorno, e per darvi un'idea di quanto è questo, e per darvi l'idea, diciamo, a questo tempo quanto è la probabilità che io ho una fluttuazione di un millesimo di grado. Okay? Quindi questo è l'uso che noi fisici facciamo della probabilità, e essendo noi dei rozzi non ci domandiamo cos'è la probabilità alla fine della storia, diciamo qual è la probabilità, non ve lo dico, perché non lo so, quando faccio il corso ai miei studenti vi dico, io vi parlerò di probabilità ma non ve la definirò mai, neanche sotto tortura. A parte la versione di certo, sei lui. Allora diciamo, che poi c'è l'errore di misura, l'errore della misura. L'errore di misura è un'altra cosa. Sì, ho capito, però in quelle sulla curva, no? La temperatura può essere. Sì, ma poi c'è l'errore di misura è un'altra cosa. Sì, ho capito. Un'altra cosa, non uno può andare a vedere quella cosina lì, no? Sulla curva. No, quello diciamo come cosa teorica. Poi diciamo, quelle cose lì sono infinitamente più piccole delle linee di misura. Le linee di misura coprono tutto, le linee di misura sono enormi rispetto a quello. Cioè l'errore di misura è, non lo so, dipende dallo strumento, diciamo un centesimo di grado. Quelle cose lì sono meno di volte più piccole, cioè quello era solo quelle cose di grado. No, no, l'errore di misura è enormemente più grosso di quello. Questa è la cosa che apriamo il dibattito, sì, già, è già stato preliminarmente aperto, quindi ringraziamo il professor Mugliani. Io che il dibattito è un momento per avere qualche missione, io mi sono giunto a fare la domanda. Allora, lei ha detto a un certo punto che usando la probabilità a un certo punto noi finiremo per essere molto vicini a capire cosa succede. Allora io ho questo mio dubbio personale, che ho bisogno di essere didatticamente istruito. Quando io lavoro con la probabilità vuol dire che io so già, ho già un modello del sistema che sto osservando con un metodo probabilistico. Ma se io il modello non ce l'ho e anzi cerco di usare i numeri per capire di fronte a che quale modello costruirlo, dovrei avere due strumenti, due atteggiamenti diversi. Questo è un altro problema. Quello che dice lei è un problema molto importante, ecco. Completamente diverso da quello che ho discusso io. Il problema che dice lui è molto, che dice lei è molto importante, e ecco, se vuole, è il problema. Se io ho un fenomeno e ho delle osservazioni e non ho una teoria di riferimento, cosa faccio? A quel punto non ho la probabilità, a quel punto ho la statistica. Sì. Ma questo qui è il problema del big data, ecco, che non posso farmi gioco con il big data. Il problema è, se lei ha un fenomeno in cui ha delle misure e si vuole costruire un modello, allora questo qui è un problema diverso. Allora, è un problema diverso, come tutti i problemi inversi, è al limite dell'essere problema futuro. Però è completamente diverso tra cosa. Ma che solleva lei è molto importante, quindi esiste, cioè, quello che dice lei è un problema che esiste, è un problema enorme. No, quello che dice lei è un problema enorme, diciamo, io mi sono occupato di un problema molto più semplice, mi sono occupato di un problema in cui ho un quadro di riferimento preciso, che è la meccanica del mondo. Allora, e lì è già difficile. Il problema che dice lei è come cercare di costruire un modello con dati empirici e poi decidere se il modello devo fare probabilistico o no. Questo però è una domanda recente di storia. Sai perché faccio passo avanti così tutto insieme? Sai perché faccio questa domanda? Perché per esempio, sempre leggendo i libri divulgativi a mio livello,
sulla meccanica quantistica, allora quando c'è l'onda di probabilità che produce in maniera deterministica bla 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 bla, ma vuol dire che io il modello della realtà quantistica già lo accetto e applico su un determinato sistema quantistico che sto studiando il calcolo della probabilità. Allora vuol dire però che ho della meccanica quantistica una concezione del tutto ontologica, perché vuol dire io so esattamente che funziona così. Qui ho scritto la tua l'evoluzione gradienziale probabilità, no? Sì. Allora, la meccanica quantistica, diciamo, l'equazione di Schrödinger è concettualmente la stessa cosa. Cioè un'equazione che dà l'evoluzione della funzione d'onda alla quantità. Allora, la meccanica quantistica, diciamo, una volta accettato l'evoluzione di Schrödinger, è no, diciamo, il problema è poi come si interpreta la funzione d'onda e come si interpreta la misura. Finché non si tocca la funzione d'onda, la meccanica quantistica è un'equazione differenziale differenziale, quindi c'è la multiplicità di quindi c'è la funzione d'onda, la funzione d'onda è comoda. Poi il punto concettuale è quando io faccio la misura, la funzione d'onda collassa. E no, quello però è un problema che finisce fuori dalla matematica, è un problema, diciamo, concettuale su come si interpreta questo. Ora, su questo, diciamo, beh, su questo secondo me Lisbona ha fatto l'altro cervello fisico. Ma vabbè, ma ci sono adesso dei tentativi, cioè seri, secondo me, che sono difficili di andare oltre, la teoria della decoerenza, dell'accoppiamento. Sì, esempio, una cosa che c'è, cioè la teoria della coerenza, è questo. Ora, nel punto di vista classico, punto di vista, diciamo, tradizionale, in questo modo, che poi non è vero, è un sacco di difficile, ma pensavo così, non solo anche l'integrale meccanica quantistica, l'idea è che c'è questo mondo quantistico, poi c'è questo osservatore che interagisce, ma poi chi è questo osservatore? È il punto legale. No, cioè è uno strumento, e lo strumento è fatto di materia, di atomi. Quindi qualcuno potrebbe dire, no, fermi tutti, allora non bisogna fare il sistema dell'atomo che irradia più l'oggetto e poi a parte c'è lo strumento, no? Il contatore è tutto insieme, Il contatore dovrebbe avere la sua funzione d'onda. Sì, esatto. Se faccio questo, se faccio questo, interviene qualche problema di calcolo. No, non di calcolo, ci sta, questo è un po', ci lasciamo là. Diciamo, non è il problema di calcolo, il problema di calcolo non ci, no, cioè, ci spaventano, ma sappiamo che ci stanno, quindi non è che ci preoccupano, ci stanno prestando. No, il problema non è che, il problema è concettuale. Allora, quindi in questo caso bisogna tutti insieme e viene fuori che l'interazione con lo strumento non è solo quello che fa la misurazione, è anche quello che fa l'evoluzione. Quindi c'è un signore che si chiama Volcerci, diciamo solo il cognome perché il nome è pronunciabile. Allora, Zurek, il nome è approssimativamente polacco, quel signor Zurek c'ha tutta una teoria sua, no, abbastanza bella, come dicevete, in cui lui dice, guardate, è inutile che mi state a fare questi grandi conti se prendete una molecola, chi se ne importa della molecola, tanto la molecola spezza all'universo non esiste, le molecole stanno in interazione con altre cose, quindi quando dovete andare delle cose, dovete fare le molecole in interazione, perché qui c'è una famosa storia delle molecole piramidali, la mirica, NHP, speriamo di qua, oppure l'arsenina ASN3, insomma, cioè tre atomi qua e uno qua. Ora, questi qui, diciamo, queste molecole piramidali, dal punto di vista meccanica quantistica, sono tutte uguali, diciamo qua, perché l'equazione di Schrödinger è sempre la stessa. Diciamo, e quindi se uno fa l'esercizio complicato di manazzare le equazioni di Schrödinger, gli viene fuori che il sistema è deregolarizzato, cioè c'è questa configurazione e anche questa. Quindi la molecola dovrebbe flippare da così a così, giusto? Quindi l'arsenia, la fosfina e l'ammoniaca dovrebbero essere tutte quante lo stesso di noi. Andate a chiedere un chimico del vero quello che facciamo. Mi dice no, l'arsenina non fa così. L'ammoniaca sì e l'arsenina no. Ma come? È uguale, c'è la stessa equazione di Schrödinger. Però, specie d'altro non la vedo. Voi potete cambiare chimico e vi dice la stessa cosa. Allora dove sta l'impiccio? L'impiccio è che i conti che dice che l'arsenina e l'ammoniaca sono deregolarizzate è il conto fatto su una molecola. Nulla, so che è nulla nell'universo. Poi dice, poi io la vado a misurare e vedo questo. E invece no, l'ammoniaca non esiste la molecola d'ammoniaca, esiste un barattolo con tante molecole d'ammoniaca.
un barattolo con tanto molecole d'arsenica, e se uno tiene conto dell'interazione fra questo, viene fuori che su tempi umani l'arsenina è localizzata e l'ammoniaca no, l'arsenina è localizzata e l'ammoniaca, nonostante che dal punto di vista quantistico sono la stessa cosa. Se proprio non si ricorda, si scorda il fatto che non esiste una molecola isolata, non esiste una molecola di interazione con il resto, perlomeno con il poveraccio che lo osserva, cambia tutto. Quindi diciamo, il modello di riferimento è fondamentale, quindi ovviamente uno quando inizia un problema parte dal modello più semplice che viene in testa, che deve fare, un masochista. Quindi diciamo, quindi è ovvio che la prima cosa che la gente ha provato a fare è fatto il punto con la molecola piramidale isolata. Quando poi ha visto che c'era qualcosa di strano, hanno cominciato a fare un mondo, cioè è umano, cioè non è che, cioè è vero che noi ci inventiamo i problemi, però diciamo, all'inizio se i problemi non ci stanno non è che ce li andiamo a cercare. E poi uno scopre che quando, qui è una meccanica quantistica, diciamo, sulla meccanica quantistica nella letteratura, non solo di Guderian, ma anche della professione, si racconta un po' di bappole. Ad esempio, diciamo, grosso modo la storia viene raccontata così. Einstein, che era un vecchio di bambino, ma mai una meccanica quantistica, e io pensavo che non fosse l'inizio. Schrödinger, un po' meno di bambino, però pure lui non è che aveva tanto, nonostante che ha aumentato l'equazione. E poi c'è tutti quanti gli altri che stavano dietro a Lisbona. Questo Raffi, no, è come non è vero. Non è vero per niente, cioè non è che io non so storico della fisica, sì, sì. Non vado a leggere le mie parole. Però c'è una signora che si chiama Lisa Kukulic, ci la chiama Lisa Kukulic, no? Ha scritto un libro da Cambridge, no? Scritto da Cambridge, libro da Cambridge. Retinti in quanto meccanici, no? Dove lei racconta tutta la storia e riporta tutti i punti di vista di Dirac, Heisenberg, no? Dirac e Heisenberg si scopre che non la pensavano per niente come botte, niente, però questo non è tutti i loro ufficiali, non è che le lettere alzia. Cioè, gli scritti filosofici di Heisenberg dice che Aristotele, la meccanica quantistica sta qui, la meccanica classica sta qui e non si parla più. Nel libro di Landau, tutti gli studenti di fisica studiano, Landau, grande fisico sovietico, che evitava di parlare di fondamenti, visto che c'era avuto qualche problema nel KGB da piccolo, per altri motivi, scriveva volantini, poi diceva che la rivoluzione era stata tradita e che bisognava fermare il tiranno. Lui per esempio nel libro dice chiaro e tondo, poi va avanti, si la lascia un po' scappare, la meccanica quantistica è una teoria imbarazzante, mi sembra così proprio questo, ma perché? Perché la meccanica pretende di essere il limite, pretende di essere la teoria fondamentale rispetto alla meccanica classica, e quindi il limite opportuno la meccanica quantistica diventa classica. E nonostante questo usa la meccanica classica per se non lo stesso problema. Quindi dice, oh, poi punto, adesso facciamoci molto, ha capito la risonanza. E quindi il problema del mondo quantistico e del mondo classico, del passaggio del limite semiclassico della cosa quantistica, è molto più complicato di come viene raccontato. E non solo di quello, anche di quello. Cioè dice Gemma, il nome della fisica, lui ha detto chiaro e tondo, non è che la scuola di Copenaghen è che Lisbona ha fatto la geocentrica del fisico e hanno smesso di pensare alla teoria. Tutti quelli che hanno cominciato a ripensarci si sono abbastanza distaccati. E comunque anche Dirac che ha non ha pensato niente. Questo libro della signora Kukulic c'è. Dopo le scritte pure ci hanno detto bene, cioè, spiega benissimo, non lo raccomando. Altre domande? Io volevo dire questo, se ho capito bene, se noi nel mondo della nanotecnologia, giusto, se uno riesce a mettere da una parte pochi atomi, 100, 20, 30, questi si potrebbero comportare in un modo che
non previsto dal secondo, non obbediscono più al secondo principio della termodinamica. Sì. Le dico pure come. Diciamo, c'è un signore che si chiama Carlo Poggi, il nostro illustre collega, che insieme a al signore Degliano, olandese, si chiama Poema, ha dimostrato un treno molto bello che è il seguente. Vediamo il computer. Allora, immagino un certo sistema. E questo sistema parte al tempo zero, cioè un sistema in cui ti fa una certa traiettoria. Questo è il tempo zero, questo è il tempo T. Questo è un sistema che evolve nel tempo. E durante questa traiettoria subisce una certa produzione di entropia, produce entropia. Ok? E quindi questa evoluzione di entropia la chiamiamo S, W. E quindi diciamo, questa traiettoria ovviamente quanta entropia produce dipende da quello che succede, quindi dipende da come parte, insomma, c'è una certa densità di probabilità di produzione di questa cosa, quindi c'è una certa, poi c'è una certa, no, c'è una certa probabilità di produrre questa. Poi diciamo, questa me la faccia scrive come il tempo per la produzione di un'unità di volume. E mi domando quant'è questa produzione di un'unità di volume. Poi considero la traiettoria inversa. Quella di indietro. Pendolo e lo farò. Allora, quella di indietro ovviamente. La traiettoria all'indietro c'ha una produzione al contrario, cioè fa una cosa sbagliata, no? Cioè, quindi questa qui l'entropia aumenta, quindi questa qui, questa cosa qua in genere sarà positiva, se la faccio al contrario in genere sarà negativa. Nella realtà non è male, sarebbe la pentola che si riscalda. Il pentolo che sta inizialmente fermo e comincia a uscire. Questa sarebbe la pentola che parte a 100 gradi e arriva a 30, questa qui sarebbe la pentola che parte a 30 e arriva a 100 gradi. Senza gas. Okay. Allora, quindi mi domando, la probabilità che succede questo diviso la probabilità che succede il contrario. Okay. Ora, questi due signori, come sono importanti, fanno scritto, che hanno stimato le manifatte. Se T è abbastanza grande, questa cosa qua è uguale a U e meno sì, e meno no e più sì, stai facendo il giusto solo sbagliato, un giro molto probabile fa così, sì, il tempo è per tempi abbastanza lunghi. Eh sì, perché sono cose a tempi questa è la densità proprio, sì. Allora, che vuol dire questo? Allora, questo vuol dire che allora, se l'hai guardato al contrario, cioè vedete che la probabilità che succede qualcosa in senso sbagliato è uguale alla probabilità che succede un verso giusto e alla meno questa cosa qua. Allora, questo qui è il tempo di osservazione. Poi in effetti se uno si va a scomodare un po' le cose, scopre che questo coso qua è proporzionale al numero di particelle. Quindi se ci mettiamo dentro quel numero di particelle. Cioè l'entropia è additiva, cioè se io raddoppio il numero di particelle, quindi l'entropia raddoppia. Quindi se riscaliamo tutto con il numero di particelle del tempo, qui c'è qualcosa, qui appare il numero di particelle e qui appare il tempo di osservazione. E arrivano conto, infatti. Quindi ciò che la probabilità però può succedere che lui va al contrario. Cioè, ma n può essere reso molto piccolo. E come diceva lei. Allora, se n è 10 a 20, sono chiamo. Ma se n è 10. Se n è 10, questo qui si può vedere. E si vede. E si vede. Cioè, questa ristrutturazione qua si vede, ovviamente, per vederla, se proviamo a vederla su un centimetro cubo d'aria, non la vedremo mai, perché questo n qua è 10 a 20. Se invece si fa. No, tanto prima si è fatto un miliamento, secondo me. Poi si fanno gli esperimenti anzi si fanno, non con cioè, gli esperimenti da adesso di cui si parla, si fanno anche su una singola molecola, fanno anche gli esperimenti delle proteine, fanno una proteina,
Poi questa cosa qua può essere riflitta in altre cose, siamo in circonanze in giardini, insomma sono state varie cucine. Però diciamo questo aspetto qua, dell'aspetto antientropico, adesso si vede. Cioè, si vede ancora questo per capire bene. Non è però che è importante anche questa qua. Ho capito. Perché se è proprio questo per il secondo principio dice che se io considero il sistema isolato, va bene? Nel sistema isolato, va bene, che considero pure l'ambiente poi, va bene, tutto devo considerare. Il mio il materiale lì e quello che lo circonda, allora la variazione di entropia è maggiore o uguale a zero. Questo dice il secondo principio, no? Sì, ma in questa adesso volevo sapere questo. Doveva finire qua. Sì, questa adesso tradotto in entropia fa vedere che il delta S del processo non è maggiore o uguale a zero, ma è minore di zero? No. Allora quindi il secondo principio rimane sempre valido. No. Secondo principio, Bozza non l'aveva capito, secondo principio, la formulazione termodinamica è un principio, dice una cosa. In modo un po' più raffinato, dice che potrebbe succedere che c'è un comportamento antientropico, antitermodinamico, che l'entropia diminuisce. E questa cosa qua. Ora, però la probabilità che succede è depressa esponenzialmente con n. Quindi se n è 3, e lo guardo per un tempo di 10 alla meno 8 secondi, che è un tempo lungo per gli atomi, lo vedo. Se qui ci metto 2 secondi, non vedo niente, e soprattutto qui ci metto un numero che è 5, 3, insomma, se ci metto 10 alla 20, questo qui è un numero enorme, e questo qui è 0, tutti e fiori. È depressa dal numero. Dal numero, sì. È depressa dal numero, sì. Però, e invece è favorita dal tempo. No, è uguale, è anche il tempo. E più il tempo è lungo, è più. Lo posso vedere solo su un tempo molto breve. Su un tempo molto breve posso vedere. Ah, sì. Se si crea uno di questi genere vengono soppressi molto, molto rapidamente. Cioè, appare sia la grandezza del sistema, sia la lunghezza del tempo di osservazione giocano a favore che si torni indietro. No, che non si torni. Quindi Boltzmann sarebbe stato molto contento. Certo. Forse sarebbe ancora vivo. Ma questo non lo so. Beh, avrei voluto 170 vicino. C'è un modo semplice secondo me per visualizzare questo. No, volevo dire semplicemente se ci sono questi che è disperato. No. Se è suicidato perché ma questo prezzo. Non contrasta con quello che le ho chiesto prima e lei mi ha dato la risposta, che invece in un sistema chiuso, prima o poi, dando i tempi di miliardi, quello torna. No, esattamente questo. Prima o poi torna indietro, c'è una probabilità di tornare indietro. C'è una probabilità e non è a proporzionare al tempo che di cui no, questo dice solo la probabilità di tornare indietro su un tempo infinito, quello dice lei è un'altra domanda, però nessuno su un tempo infinito questa, quindi diciamo questa formula qui è più, ancora più generale del secondo principio della termodinamica. Questo è il secondo principio della termodinamica in maniera ancora più generale. Sì, perché il secondo principio della termodinamica strictly speaking non è giusto. Perché c'è la possibilità piccola che non vada bene, e questa è la probabilità. C'è ancora più generale. Sì, dice quanto dice la probabilità dell'evento. La probabilità dell'evento che il secondo principio vedrebbe. No, secondo me, sì, certamente Boltzmann diceva questo, no? Giustamente come ci ha detto prima. Lui sapeva che era un processo, questo tornare indietro era molto, molto poco probabile, giusto? Lui sapeva che era un principio. No, sono cose diverse, però. Cioè non, siamo scuola lui non diceva, non pensava che secondo principio c'è una natura probabilistica. Certo, lui diceva. Quindi l'irreversibilità c'è una base proprio probabilistica. Cioè no, il processo. No, sono due diverse. No. La probabilità non c'ha una cosa probabilistica, la probabilità è un fatto. La probabilità è un fatto che è un lì che viene fuori, che dipende da. Che un filosofo dice che è la proprietà emergente. È una proprietà emergente dal fatto che sto guardando un sistema molto grosso. Da lì viene fuori la reversibilità. La reversibilità, diciamo, se uno prende un sistema piccolo, non ci sta. Non c'è. Okay? Cioè, le leggi della meccanica sono uguali sia per 4 palle che per 10 alla 20 palle. Ok? Ora, 3 pallette, voi la reversibilità non la vedete. In 10 alla 20 la vedete. La vedete per lo stesso motivo di prima. Lasciamo stare la cosa del ritorno. Il tempo di ritorno è talmente enorme come si fai a parlare. La cosa di ritorno, il tempo di ritorno va come
tempo di ritorno, ma come, tanto per dare l'idea, cioè, avvicinato l'erba di cazzo, se voi ci avete, mettiamo che voi fissate una precisione, voi volete tornare in una certa regione con una precisione epsilon, diciamo che epsilon sia la precisione percentuale del sistema, cioè 10%, 10% vuol dire sono un decimo. Il tempo di ritorno è un certo tempo, diciamo, essenziale, per 1 su epsilon al numero di, a 6 volte il numero di particelle. Ok? Allora, fate pure conto che voi tornate senza fare troppe storie, voi tornate al 10%. Diciamo 10%, qui c'è il 10%, ci vedete. Tau 0, 10 alla 6 n. Ricordatevi che n è almeno 10 alla 20. Quindi ci avete 6, 10 per 6 per 10 alla 20. È un numero che non si riesce manco a dire. Anche se qui ci mettete il tempo di Planck, cioè come lo mettete 5 giorni, è proprio piccolo che anche se qui ci mettete, non so, 10 alla meno 18 secondi, qui viene fuori un numero, questo 10 alla meno 18, questo qua è un baffo, insomma, se non ci fosse. Cioè, il tempo l'età dell'universo in secondi è solo 10 alla 17? Sì, insomma, l'età dell'universo in secondi è 10 alla 17, questo 10 alla 17 rispetto a 10 alla 21. Quindi, cioè, quindi questi quindi ma vanno bene anche se ci metto 100 anche se ci metto 100 sono 10 alla 10 alla 600 è un numero folle, quindi diciamo il tempo di ritorno non si viene manco con 100 pallette, quindi il tempo di ritorno è veramente spaventoso, è una cosa che diciamo, è solo un'importanza storica storicamente, ah poi stranamente per motivi che non so sta storia viene ripetuta all'infinito, no? Quindi però diciamo Boltzmann aveva questa cosa qua, forse non l'aveva perfettamente capita, l'aveva risposto, gli aveva risposto a Zermelo. E questo qui è. C'era questa polemica. Sì, sì. Ma però la risposta aveva fatto un ragionamento probabilistico, che adesso non è quello vincente, però il codice finale è giusto, e quello è arrivato qua. E questo qui, diciamo, dal punto di vista formale, è stato formalizzato da un signore che si chiama Bulgakov all'inizio del Novecento, e poi diciamo, proprio formalmente matematizzato di tutti gli epsilon lettera, questo signor Katzer. Negli anni 30, ma è facile, io faccio studenti, faccio. Quando non voglio bocciare uno studente gli è giusto, cioè questa è la domanda, se non sanno questo però basta, allora, diciamo, questo qui è la domanda più facile del corso, cioè, meno di questo non so che chiedi, diciamo, quindi questo qui era chiarissimo pure a Boltzmann, era assolutamente chiaro, quindi il tempo di ritorno ci sta, ma è un tempo folle, ma non è folle, è folle già per 100 pallette, questo qui per vederlo, ah, e questo è uno dei problemi, diciamo, cose che lei ha citato prima, quando uno tenta di costruire un modello dei dati, questo coso qua, anche se non c'entra niente, invece è un buon cioè un tentativo di costruire diciamo, una rete neuronale, una rete di macchine, queste cose qua, questo geggio qua che la biciccia fuori, e mentre il fatto che sia lungo per la reversibilità è positivo, perché invece per i problemi di costruzione dei modelli è un fatto negativo, e quindi diciamo, ha una conseguenza negativa. Comunque qui diciamo questi ultimi lavori da questi signori fanno vedere che non solo Boltzmann c'era ragione, ma è stato proprio mai proprio con i numeretti, adesso qui ci sono strumenti numeretti per vedere la probabilità di questa, comunque indipendentemente dal numeretto che mettete qua, la cosa importante è che appare qui il numero di particelle e qui il tempo. E questo da punto di vista anche Maxwell pensava come Boltzmann. Sì. Guarda il secondo principio, sì. La natura. Sì, quello che pensavo così. E anche Gibbs. Gibbs non è chiaro, Gibbs è un po' più critico, anche perché il libro di Gibbs, Gibbs ha scritto questo libro famoso, il libro di Gibbs è molto brutto, non perché Gibbs non fosse bravo, ma perché l'ha scritto in un fatto in tempo di leggere morto. Quindi diciamo, il suo libro non è stato rivisto, diciamo, di fatto è un first draft. È vero che fu tradotto paradossalmente da Zermelo e risulta. Questo non lo so, questo non lo so. Comunque il libro di Gibbs è brutto, tutto rispetto di Gibbs, è un genio, quello libro è proprio mi piace. Cioè non piace a nessuno, cioè, perché il motivo è molto semplice, lui l'ha scritto, stava male, non ha fatto neanche un tempo di leggere, quindi diciamo, non mi proprio niente compito. Certo, uno raggiunge la notorietà pure scrivendo cose brutte. Beh, non c'è. E si chiama Gibbs, cioè stiamo a parlare di questi signori qua, non è che era già famoso prima del libro, Gibbs non è che fa famoso del libro, il libro è sempre credo che
cazzo con il modo, dico il modo un po' così. Sì. No, no, comunque questa nota qua, diciamo, è proprio la conclusione. La conclusione, cioè la conclusione del coso. Cioè, questo stima proprio la probabilità della cosa che non deve succedere. La probabilità della cosa che non deve succedere, ecco, la probabilità della cosa che succede, si sa, è esponenzialmente piccola. Nel mondo in cui viviamo, grazie per questa cosa, adesso l'ho capito bene, nel mondo in cui viviamo la probabilità entra pure però al telegiornale, l'estrazione del lotto, eccetera, eccetera, no? E confonde molto le persone. Sì, è per quello che quindi è vero che ci parliamo del secolo, però poi esatto. Esatto, diciamo, nella mia, nel mio piccolo. Cioè, a Via De Lollis, all'entrata dell'università, una rivendita di libri usati, e lì c'è un ragazzo, Gianni, si chiama, che siamo diventati amici perché vedo i libri, eccetera, e lui passa tutto il tempo a studiare questi numeri per comprare la foto. Allora, ci sono i giornali, studia sempre così, qualche volta così, mi faccio dare dei numeri, ci parla, eccetera. Un giorno gli ho detto, senti Gianni, ma lo sai che ogni volta che c'è un'estrazione, come se fosse la prima volta, che non c'è nessuno ricordo, ha guardato e c'aveva un'aria come se gli facessi pena. Guarda, no? Questo. Come se gli facessi pena, sì, sì. Braccio, questo è enorme. Quindi questo discorso dei ritardi, delle cose, come stanno aperto? Eh? Ho scritto un libretto in cui ho cercato di raccontare queste cose. Sì, ma però, Poi diciamo che la serie, io da piccolo ero un ingenuo che pensavo che bastava dire cose chiare e la gente capiva. Adesso a 63 anni, con il mal di schiena e tutto il resto, ho capito che non è così, cioè nel senso uno può dire cose quante, cioè, la gente non lo capisce, cioè è così. No, è un discorso questo della probabilità che c'è una certa difficoltà. No, no, sì, è spiegato, è difficile. No, infatti, ho organizzato questa cosa da 2 settimane all'Aquila, e mettendo in mezzo non solo fisici e matematici, sì, io sono fisico, non con le matematiche applicate, eccetera, però quello è il settore dove è più tranquillo, e poi c'è quello che dal punto di vista sociale chi se ne importa, no? Chi se ne importa dalla fisica e dalla matematica dell'università, interessa giusto quelli che la fanno, no? Però è molto più importante il fatto che la gente, non so, sappia leggere un'analisi clinica. No, cioè quando gli dicono la probabilità di questo è oppure la probabilità è una cosa importante, no? Pure quando in televisione sento lì la probabilità che ci sia la vita sul pianeta tot, è lì veramente comincio a dire cose incredibili. Comunque ho letto pure recentemente che su Lancet, questa rivista inglese di medicina, stanno rivalutando i dati sull'utilizzo delle statine per contrastare il colesterolo con gli infarti, cioè anche lì questi dati sono stati elaborati e non sono più sicuro, ma più anche lì c'è un cavolo. No, però diciamo una cosa. Serve prendere le statine tutta la vita, si chiedono, non ci sono prove. No, diciamo, il problema dell'utilizzo della statistica. Vabbè, statistica e probabilità saranno imparentate, penso. Sì, no? Sono imparentate, non so se questa cosa. Diciamo, il problema è che... Sono la stessa cosa, ho capito, ma parenti so. Sì, sì. No, però in ambito medico, cioè in ambito medico c'è una storiella divertente, ma la storiella è questa, due signori, due psicologi, sono famosi, questo non mi ricordo, no, fece un seguente esperimento, acchiapparono i medici di Harvard, medici di Harvard, gli studenti dell'ultimo anno, insomma, quelli specializzati, insomma, quindi, insomma, o medici o studenti alla fine. E gli fecero il seguente test, cioè, immaginate che voi avete un test di laboratorio che sbaglia una volta su 1000, no, una volta su 5 volte in 100, sbaglia 5 volte in 100, e no, una volta su 1000, una volta su 1000, e uno fa il test e risulta positivo. Qual è la probabilità che uno è veramente malato? Ah, poi c'è anche, davano anche un altro dato, la probabilità della malattia era Kahneman. Quindi dava la probabilità dell'errore del coso e la probabilità della malattia. Allora tutti quanti dicono, beh, se l'aggeggio sbaglia una volta su 10.000 risulto giusto, e quindi
sto fregando, cioè, è uno meno, no? Quindi non c'è, fortunatamente c'è un bar 199 e invece no, invece diciamo, si è fatto conto con la forma di Bayer e si scopre che è 1%. Allora la cosa divertente è quanti indovinarono la risposta? 18%. Il 18% che non posso provare a fare con il mio illuminazione. L'ho proposto a Fradi, il nostro vecchio vettore, anche a quello attuale, non mi hanno risposto. È sicuramente malato. Allora, ad esempio, questa qui è una cosa diciamo, elementare, nel senso che la formula di Bayer si fa alla seconda lezione del corso di Babilonia, no? Cioè, sì, forse. Quella funzionava. Adesso però anche quello fatto in medico, mi sono hobbisticamente occupato proprio dell'utilizzo. E lei fa del medico e la conosce, e fa onore, ma io lo assicuro, quando mio figlio... Io mi ricordo, un fatto personale, quando mio figlio, quando sei grande, si doveva vaccinare, non mi ricordo a che cosa, una vaccinazione di quelle non obbligatorie. E quindi io chiesi al medico, al pediatra, ma quant'è fai la pena non fare? Lui mi rispose, beh certo, perché se fa il vaccino non si perde la malattia. Io, no, vabbè, questo lo so, però diciamo, lei però per favore mi dia due numeri, qual è la probabilità che facendo il vaccino c'è una reazione diciamo, pericolosa e la è la probabilità che si perde la malattia. Ho detto, scusi, ma lei non importa, no. Se la probabilità della reazione è l'un per mille e la probabilità di beccarsi la malattia è l'1%, conviene. Il contrario non conviene, no? E quello non capisco. Cominciamo da capo. Cioè non mi capiva. Allora poi ho chiesto a Stefano Ruffo, che c'è il figlio, che c'è un anno più del mio, quindi non avevo sempre parlato prima, mi ha dato tutti i dati che non conveniva. Quindi mi ha dato un articolo, l'ho portato al medico del posto. Dice dove la trova? Ma lui non, il problema è che lui non capiva, cioè non capiva la domanda. Cioè non è che non sapeva la risposta, non sapeva, non capiva la domanda, cioè che se non capisce la domanda dei biologi. Sì, no, però a me è stato sfortunato, ho cambiato il piano. Però io ho chiesto. Però, sì, no, chiaro. Però diciamo, come cultura diffusa non c'è proprio. No, assolutamente, c'è assolutamente. Cioè, io comincio a occuparmi di queste cose perché mi sono sempre stuzzicato un po' la fine. 20 anni fa uscì un articoletto su Anna Sovintana, che fu a disegnare di tutto il boom che poi si ebbe anche a livello di medici, eccetera. E che era intitolato When Doctors Meet Numbers e portava appunto casi tipo che era una cosa impressionante. Sì, sì, ma comunque è vero, cioè, questa cosa qua del processo Jerry Simpson, cioè, pazzesco. Cioè non so se sono convinto che questa è una superstar, quindi ha sbagliato. Però la questione proprietà lì c'è un altro problema, perché l'articolo di Kahneman fa vedere che questi errori dei dottorandi, dei dottori di Harvard, è dovuto al fatto inizialmente che... Ma è diffuso, non è che... Riguarda quasi tutti, sì, perché uno, in quel caso, usa delle logistiche, certo, che entrano in conflitto con il modo in cui vengono tentati. Loro hanno fatto differenze, prese esperimenti diversi, non di etero, proprietà, di etero frequenze. Le frequenze naturali, l'occorrenza delle frequenze naturali e i risultati erano esattamente l'opposto. Che dipende da come uno gli pone il problema. Sì, l'80%. Vabbè, questo è un problema. Questo è un problema di psicologia, nel senso di come pensa la gente. Sì, sai come elabora i dati. Allora, se vengono presentati. Chi c'era questi signori di cui aveva fatto una cosa con loro? Kahneman. Che avevano fatto pure, avevano sviluppato un argomento per cercare di spiegare perché c'era questa cosa. E loro hanno fatto un ragionamento che era. Non sono sicuro di bello, però grosso modo era quello: noi esseri umani, diciamo, se non siamo opportunamente allenati a ragionare probabilisticamente, in modo naturale facciamo certi ragionamenti sbagliati. Ora, però, questi ragionamenti sono sbagliati, ma sono sbagliati in una direzione, nella direzione di essere più prudenti. Cioè la persona rischia e la persona le perde. Sì, certo. Cioè, quindi questa cosa qua era, dobbiamo avere. Infatti la cosa era che veniva e quindi in questo caso qua la conclusione era paura. Era paura, cioè la conclusione era una cosa, no, stai attento perché c'è il rischio che c'è l'hai. Allora, se uno si sbaglia nell'altra direzione forse è più pericoloso. Se sbaglia, beh, fai un'altra analisi. Sì, c'è. Ma se le dice sarebbe implacabile. Esatto, cioè tu sbagli se sbagliassimo sotto stimi. Sì, sì, sì.
se arriva l'orso e te le mangi. Cioè, il problema è la rappresentazione dei dati in forma così astratta e non naturale. Ma questo per esempio è fondamentale in cose tipo finanze, eccetera, no? Sì. Però lì intervengono altre cose, perché lì intervengono la cosa del rischio, quando fatti i conti, come tu decidi di gestire il tuo portfolio. Sì, lì poi lì non si compra tutto. Sì, perché poi insomma il conto... non si capisce, per me non si capisce niente, andate a parlare con un direttore di banca, fatevi qualche domanda semplice, non si capisce niente, c'è un linguaggio specialistico, no. C'è una barriera, devi studiare le cose, ma allora le studi tu. Eccetera. Di fronte a me il linguaggio è anche quello lì è una cortina fumogena. Quella è una cortina fumogena, non è che lui sa molta probabilità. Apposta da qualche termine in inglese. Apposta, non ti fa capire, se lui stesso non le sa le cose, come fa a spiegartele? No, ma come si fa a spiegare una cosa che non sai? No, ma tra l'altro, peccato che è andato via da Guerrero, Davide Verni lavora, tra le altre cose, fa consulente del Ministero delle Finanze per i modelli di tassi di interesse a Guerrero. E lui mi racconta queste cose, e diciamo, quando lo dica, questa storia dei subprime, cioè molti di questi prodotti derivati, eccetera, vengono gestiti, cioè questa storia dei prodotti derivati sostanzialmente a che servono? Una banca c'è un debito, che debito lo vuole spacchettare, e ha mollato qualcuno. Il maggior numero possibile di prodotto derivato. Allora viene tutto spacchettato. Quando uno compra un corpo di fondo pensione, ti dicono che ci sta qua. Ah sì, qui noi facciamo un investimento il 5% su questo, il 3%, cioè è oscuro, cioè non lo sapete, non ve lo diciamo mai. No, o per mestiere fare quello, allora, ma se no diciamo, o per fidare, poi si va male. E comunque c'è una parte di dolo, queste cose delle banche sono una parte di dolo, diciamo, nel senso quando hanno fregato molte persone vendendogli delle cose tossiche, loro lo sapevano, cioè in queste cose c'erano stati di spacchettare dentro dei debiti. E quindi il trucco è di spalmare i debiti su tante cose in modo che ognuno paga, cioè se c'è un milione, poi ognuno si paga un euro, lo per pazienza, no? Cioè, il trucco però assumo di questo. Cioè, dietro, perché io perché ho un mio ex, almeno tre miei ex studenti che sono finiti nel mondo della finanza, c'è uno che adesso da poco è finito in una società grossa, parigina, che fanno trading, cioè. E l'ho visto a Natale. E io ho detto, vabbè, io lo so che molte cose non le voglio dire, però dimmi quello che puoi dire, ma voi queste cose che fate? Che tipo di cose? Allora questi quando li senti, li conosciuccelli, dicono, no, siamo metodi statistici, paragonisti, tutto l'altro. Sì, fanno arma, cioè fanno interessi marconiani, gaussiani, autoregressivi, ore in due. Ma dico, ma sta roba è robaccia, è roba che faccio gli studenti prima di iniziare la tesi, cioè funziona quando funziona, cioè una cosa funziona, quando non funziona quando si fermano il casino noi fermiamo tutto. Spengono le macchine. Dice, ah sì? E che altro vuoi fare? E io credo, sono super esperto. Dice, sì, vabbè, dai, noi non possiamo mica metterci. No, conto è quello che scriviamo nell'articolo della lista che diciamo usiamo la teoria dei large deviation, va. Poi nella realtà, quando sono le cose che c'è la novità troppo alto, c'è tutto. Noi non abbiamo tutto, il modello salta, lo sappiamo che il modello salta. È inutile che sta a farti il modello età. Fermiamo tutto. Però fanno così, cioè, e questa qui è una delle società di trading più importanti di Francia. Fanno così, non è fanno. Quindi diciamo, dietro questo, cioè uno poi parla con questi che lavorano a te, vengono raccontati con metodi probabilistici, avanzati, eccetera, no? Poi quando noi gli chiediamo, cioè che fanno questo e quello che sembra che è stata fa chissà che, poi insomma è stata fa queste cose che noi le raccontiamo. E poi, cioè, poi in ogni caso quando le cose si mette male è tutto. Ma quindi sostanzialmente loro, diciamo, mettiamolo così, loro hanno un modello che quando il mercato è tranquillo. E quando il mercato è tranquillo, il modello che usiamo è autoregressivo, eccetera. Quando il modello comincia a fare cose strane, cioè c'è una critica, una cosa che oppure continuiamo a usare lo stesso modello che si sappiamo che è e in ogni caso siamo insomma come dicevo quelli 1, 2, 3, 2, 3.
se il mercato lo cresce, lo perde, il bello che non è un insetto. Non sono giudici, è una secco fine. Sì. Sì. Esatto, sì, però, no, quindi diciamo anche per molto di questa storia dell'applicazione del campo della finanza, in cui questi raccontano che fanno cose ultra raffinate, sì, fanno cose ultra raffinate, nel senso che i nostri colleghi che stanno all'università e fanno una domanda finanziaria per i scolastici probabilmente fanno dei lavori altamente raffinati dal punto di vista matematico. Io ho qualche dubbio che poi lo applicano per la rete nelle banche, sono due cose diverse, cioè c'è un lavoro accademico che è teorico, che è pure bello, è interessante. Però con questi modelli, adesso stiamo parlando. Però io però dubito molto queste cose che sono utilizzate. Regole, che questo è il problema. Cioè, se tu le apri certi modelli poi puoi forzare certe regole. No, fra l'altro diciamo. E leggi, fra l'altro una delle cose del trading basato su con modelli altri in passato, siccome tutti usavano gli stessi tipi di algoritmi e di cose, molto spesso succedono dei meccanismi di sincronizzazione, cioè succedono delle cose strane, ma erano completamente artificiali, nel senso che tutti stavano a fare la stessa cosa, quindi si copiavano a vicenda e il sistema aveva l'impressione che stava succedendo qualcosa, invece non stava succedendo per niente. Questa cosa è una cosa che si sono accorti e hanno modificato le regole di futuro. Molte dei comportamenti strani delle cose finanziarie sono stati indotti da un uso scriteriato di modelli in automatico, soprattutto bastava semplicemente fare uno sfasamento random delle cose, questa cosa che viene in Italia, l'hanno fatto. In passato è stato un periodo all'inizio, insomma, un po' di anni fa, in cui sono successe cose strane e sembrava, ma che è successo, non sta succedendo niente, non sa dove sta, perché sta succedendo questo. Stava succedendo perché c'erano 10.000 computer che stavano facendo la stessa cosa, certo. Uno seguiva l'altro, c'era una sincronizzazione, e lo provocavano il problema. Poi dopo fare una combinata, anche per beneficio degli studenti di filosofia, no? L'idea che è un po' emersa, no, dall'intervento è che la meccanica statistica, con alcuni cavi, cioè la probabilità di eventi propri da bassa, no? È però una specie di roccaforte, nel senso che toglie la realtà, cioè le ipotesi metafisiche sono pochissime, cioè questo che vuol dire. Sì, se poi è una situazione abbastanza privilegiata, lo metto, sì. Tu vuol dire che la meccanica statistica davvero sta descrivendo la realtà e le ipotesi che dobbiamo... Beh, poi tieni anche conto che la meccanica statistica sta lì da 150 anni circa, ci hanno lavorato un bel po' di gente, quindi ci abbiamo... una base di partenza bella larga su cui possiamo sulle spalle dei giganti. Mentre diciamo, ovviamente se tu riporti tutte queste cose qua in situazioni non fisiche o non chimiche, eccetera, le cose stanno ovviamente molto peggio, perché diciamo, non c'hai una teoria di riferimento a cui basarti. Quindi tu me, come dite, tu provi a fare cose del genere, non dico in finanza, non so, in biologia, già le cose sono molto più complicate. Cose molto più belle perché diciamo perché non c'è un modello di riferimento, perché non c'hai la teoria o tutta la allora diciamo, questo caso non è la meccanica statistica, è un pezzo di scienza in cui diciamo la metafisica visto che è proprio ridotta all'osso. Sì. Infatti e l'osso sarebbe infatti come cosa vuol dire estremamente improbabile, che cosa vuol dire, ecco, quindi si è ridotto solo a quello è rimasto, rimane là e rimane là per sempre, perché quello non vuol dire. Infatti appena la gente prova a fare la meccanica statistica in sistemi non tradizionali, non le pentogramme, sistemi biologici o eccetera, cioè, dove tutta questa base di riferimento non c'è, siamo nella peste. Quindi diciamo lì, poi in particolare sorgentemente adesso una delle cose che la gente fa è di studiare i sistemi piccoli. A settembre organizziamo un convegno che si chiama Thermodynamics e Statistica Meccanica, Small System, nel titolo. Sì, certo, perché c'è un settembre. Small System potrebbe essere un batterio, che poi. Cose biologiche, un migliaio di proteine, sì, una proteina, un migliaio di oggettini. Diciamo che adesso diciamo in meccanica stessa è una cosa che i nomi sono
una cosa che si chiama Fahrenheit Thermodynamics. Fahrenheit Thermodynamics, nel senso che uno dice, beh, fa un ciclo di Carnot, ciclo di Carnot fa così, così, così. Però ciclo di Carnot, no, che abbiamo studiato al liceo, vuol dire fare una trasformazione infinitamente lenta. Infinitamente lenta. Che vuol dire infinitamente lenta, in realtà? Lenta quanto? No, però se io decido di fare un ciclo di Carnot per un certo tempo, allora, il rendimento non sarà quello previsto dal libro di liceo. Sarà una cosa fluttuante, cioè media sarà più basso, cioè farà questo più alto, più basso. No, quindi per farsi domande su, ci faccio un ciclo di Carnot su un sistema piccolo e invece di essere infinitamente lento è quello che è, che fa? No, che fa? Ora intanto fare un modello di questo è complicato, questa è la tesi dottorale che è l'ultimo dottorando, un bellissimo lavoro su questo. Cioè, è difficile, sono cose difficili, bisogna studiare dei problemi molto semplificati, poi alla fine noi smanacciamo, termine primo, smaneggiamo le equazioni di arrangiamento lineare, insomma, cioè, siamo in bocca a bocca, no, cioè, nel senso, poi bisogna pure campare, quindi diciamo, uno maneggia dei processi stocastici che diciamo certe proprietà e a quell'interno di quello che abbiamo deciso, qua, non dico arbitrariamente, ma insomma, con un certo coraggio che sia il punto di riferimento, su quello riusciamo a fare qualche cosa. Poi lo confrontiamo, quindi gli esperimenti numerici sono un po' più realistici e vediamo come stanno le cose. Adesso si cerca di andare oltre questo cosa qua. Questa è la camicamera statistica tradizionale. Adesso uno delle frontiere è il sistema di con cui queste cose qui si vedono. Queste cose qui si vedono e in cui diciamo tutto quello che abbiamo studiato al liceo è tutto da mettere in discussione. Quindi ciclo di Carnot, ciclo di Carnot vale il tempo infinito, il tempo è 1, 2, 3, il tempo finito. Che succede, che fa il ciclo di Carnot, qual è il rendimento? Il rendimento è una variabile aleatoria che dipende dal coso. E a volte succede che una cosa viene fuori, che se uno in certe situazioni un forno funziona come un frigorifero funziona come un forno. Cioè si vede l'effetto contrario, si vede, cioè una probabilità piccola che un frigorifero mi scala. Un frigorifero molto piccolo. Se no la reazione delle ditte che producono frigoriferi crolla sul mercato, si sparge la voce. Bisogna fare molto piccolo. Però un frigorifero molto piccolo forse mi scala. O un forno molto piccolo che Va bene, io ringrazierei ancora il professor Bucchiani. Se lei già... Grazie.
quindi se lei c'è una parte ideale, se lei c'è una scatola e c'è una particella, la particella sbatte sulla scatola e il modulo della velocità di questa particella rimane in variante. Giusto. Quindi se lei prende una distribuzione all'istante iniziale c'è una certa distribuzione di probabilità anche particelle a un tempo qualunque, queste due cose qui devono essere uguali perché ogni particella si tiene la sua velocità. Quando si dice del buonasera, appunto, allora devo farla interagire in modo tale, questa cambia e a tempo lungo questa attiva la distribuzione in altre cose. Sì, adesso la sua è forte, e certo che non è forte, ma queste sono uguali, quindi adesso mi sono scaricato. E dopo però non c'è più quel secondo me conto della debole interazione c'è una correzione di più altre roba questo qui per cose di allora se l'interazione è bassa c'ho qua questa è il caso questa è l'esempio anche prossimamente sì no anche quando talmente in casa sì questa vale sempre vale anche per i soldi metto la meditazione. Grazie. Questo va sempre, se maschera c'è nel senso che se non ci metto l'interazione, questa non può valere, perché la cosa iniziale è e quella non si tocca. Quindi per aggiungere se il movimento interagente ci deve stare per forza per arrivare qua. No, interagente. Sì, vabbè. Diciamo che quello che non ci può stare è non interagente. Quindi siamo un momento perché qua magari pensa che è più facile. È rimasto sempre così. Debolmente la cosa è più lontana. Vabbè, debolmente vorrebbe dire questo. Io voglio che alla fine il gas perfetto sia essenzialmente un oggetto dove l'interazione. Se i medici prendessero coscienza del loro se io già l'avrei fatto le molecole si urtano molto se io sono in contesto quando introduce le cose per derivare la procedura come nel caso di Freud che lo diciamo la consapevolezza che ringrazio anche per un libro anche però diciamo mettendo la cosa ma Ogni volta si viene la velocità immagino proprio ma io ho fatto proprio